Eccolo, startalo. Pronti, ecco. Oh, ammazza! Applausi. Magari è startato la Ciao a porta. tutti. Allora. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Ben venerdì. Qui Questi? su YouTube. Allora, ciao ragazzi. Ciao Walter. Qui è Walter, non ci sbagliamo. Ciao Ernestico, ciao Corri, ciao Sevenix, ciao Simone, ciao Gaetano. C'è Pasterello, incredibile. Ringraziamo VRC, Infinity e Belluno che si sono rifingheronati 12 ore fa, quindi precisamente alle 2:30 di questa notte. Che cazzo d'orario è? Comunque, ciao Claudio e ciao Paolo. Ciao a tutti ragazzi, ben venerdì. Oh, ci posso credere, Fabio lavora? No, non lavora, sta qua insomma. Stai, ieri mi hai commosso, ancora ci Chi è la penso. fate il simpatico? No, è uno grosso. Molto grosso, non te consiglio di fare il figaccione con. Buongiorno, buongiorno Legix, perché ti sei Ma commosso, io sono un Walter? leone da tastiera, semplicemente lo banno. Chi è? Gerardo Lo Sardino. banno. No! Gerardo, dobbiamo fare un Gerardo, discorso. passi al Comic Con. Sicuramente sì. Riprendo il lavoro con la vostra compagnia. Grande Valerio, ci fa molto piacere. Allora, buon lavoro. Io, bravo, bravo. Buongiorno a tutti, grande Nano, come stai Nano? Come è andata la ripresa? Ti sei ricchiappato? Ti volevo dire che c'è un campionato di dirt rally che io ho startato, ok, che puoi joinare e mi aspetto che tu faccia i tuoi tempi, eh. Spero che ti sei ripreso bene Nano. Lo dico sempre, devo installare o devo installare E mo sto piano piano, grande cazzo. Doccia VRC. su Steam. Su Steam, per forza, anche perché se non sta su Steam puoi giocare. C'è pure il dottore Picchio, incredibile! Salve. Abbastanza bene, grazie. Bene, sono contento, Nano. Sono contento. Ciao Mattia, ben Ha detto Picchio che pomeriggio. stasera monta il volante. Sì. Vuol dire ha detto Picchio, ha detto a Giustina di montargli il volante Non lo stasera. so. Ma che sei matta, Pi? Non fa ste cose, Pi. Poi ti viene l'ernia al disco, sta buono. Buongiorno Luca Fake Clean. Comunque vedere. Ah, ma Luca ci ha spedito qualcosa. Mamma mia, la foto, tu ancora ci credi? Ma fai foto ai pacchi? Eh? Sì, ma c'era il nome, oh. C'era scritto il Ma che nome, oh. cazzo sta da retta? Quando la mandata? 4 giorni fa, il 21. Ma chi ha Lascia spedito? perdere. Con Justin, Mo' chi ha spedito? no, ho sbagliato indirizzo, si è perso il pacco, queste cose così. Sì. Non passo al comico, martedì parto per Como per la quinta. Ah no, per la stagione estiva. Oh, grande Gerardo, allora stai riprendendo il lavoro, eh? Stai Oh, bene bene. allora, sono contento. Stai, mi sono commosso per il gatto. Mi... Ah, grande Walter. Arriva lunedì o mercoledì, dice Luca Fakeclean. Vabbè, Vedremo, vedremo. vabbè. Vabbè, se arriva Grande Pippi lunedì te lo Fanta. dico. Ho fatto alcune tappe, le ho fatte, ma ho fatto danni reversibili. Ma su quello nuovo, su quello nuovo. È complicato, devo aprire la scatola, dice Picchio. Non è cibo, è da bere, Capito? tizio. Per montare il volante, è complicato, devo aprire la scatola. Dai, per favore, cioè, ma ce fai divertire una sera? Perché poi tu immagina la serata, se lui monta il volante, Dobbiamo per quello automaticamente tutta nessuno. la sera. Eh sì, Per certo, forza, secondo me è per quello che è non lo per fa. quello, è per quello. È tipo l'elefante sulla bicicletta. Tensione, Gabri? Pasterello, oggi solo caffettini. Oggi solo caffettini. Sti cavolo di Grazie. passerello. Macello, macello. Finanziello. Finanziello e anche sfigatello perché oh, niente, è No, l'unico sfigatello, che c'è. dai. Ed il DR5 c'ha tutte rotte, 4 kit ha montato. Lo so, ma quello è perché purtroppo, diciamo, non brilla per fortuna il ragazzo. Non avrei mai detto. Ma il capibara si è passato la crema lucidante in testa, oggi brilla più del solito. Perché si è abbronzato, si sta già cominciando a spellare. Cambia la pelle 7-8 volte l'anno lui sulla capoccia. Rosicà, eh? No, 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 ma va bene così, con la folta chioma che ancora me tengo stretta. Tizio, prima che scade l'anno ho mandato 6 bottiglie di prosecco. Sì, vabbè. Mo' sei sono Mo' sono diventato. diventate 6, quanto pesa sto pacco, scusa, eh? Dalla foto non mi sembrava così grande. Ti giuro, faccio una cosa che non si fa. Quando è un regalo non si fa, ma lo faccio lo stesso. C'ho l'app Vivino, lo sparo e guardo quanto ha pagato. Perché sarà prosecco da 0,99. Chi va sulla quantità è così. Devi mandare una bottiglia, ma buona. Chi è in Serpeverde? Scusa. Ma non era meglio se... No. Domenica Walter. Oddio, non ho verificato in effetti. È buono, è buono. Simile al mio sto PC. Bene, domanda a bruciapelo. È consigliabile assemblare un PC ed installare tutto se manca ancora la scheda video oppure è meglio aspettare? Allora, se hai modo, quindi se il processore ha il video integrato e puoi installare intanto tutto, lo puoi fare tranquillamente, non comporta nessuna penalità, Ma a diciamo, lo casa puoi nuova a fare. Roma o a casa nuova là? Dovrei entrare nella casa nuova, bene. Perché mi ha detto che forse si trasferì a Roma. No, no, non vieni a Roma, se sta male a Roma.
Tizio scrocca sempre come in passato. Assolutamente sì. Infatti farei un controllino, Nano. Farei un controllino. Perché Tizio, secondo me. Lise, secondo me, non è proprio clean. Dobbiamo vederla questa cosa. 30-60 è meglio una 63. Ah, questo, ok. Dico. E poi, vabbè, quindi oggi venerdì un PC da montare ce lo abbiamo. Non è neanche così male, come vedete comunque sia in descrizione. Non scorrono i componenti, ma in descrizione c'è il menu a tenda. Questo è il classico PC che fai quando ti dicono voglio per forza l'i7, ma il budget è quello. Mm-hmm. Stavo leggendo Luca Fecchini, dice qua dai miei, quella di Roma l'ho mandata. Ah, perché lui c'ha la ragazza qua. Sì, ma L apostrofo. H. Mandato? L'ho, data. L'ho mandato a quel paese a fine giugno. L'ho, L apostrofo. Taci. Mo tanto dice che è il T9. Pensa che T9. Manca la terza elementare che è il T9. Allora, una buona combo? Assolutamente sì, Antonio. Il Ryzen 7600 con una 4070 è un'ottima combo. Bravo Peppiniello, mettiamo tutto questi like, forza così, dai, sfondiamo questo tasto di like. Loro non vendono schede AMD, bravo Sevenix, per rispondere a Mario. Voglio in 9 ma non c'ho i soldi. Benvenuto nel nostro mondo, vogliamo tante cose ma i soldi sono sempre il problema. Anzi, potrebbe fare tipo, che ne so, un giorno, il free day, cioè tutto gratis, uno tutto lo riesce a raffare. Allora, con questo processore Valerio puoi mettere sostanzialmente quello che vuoi. Sì. No, chiudo live, farmi dire grammatica da ste è il colmo. È il colmo, è scritto lo, L-O, lo, ma dai, porco Giuda, dai, Ha fatto le medie? Chiedo, nel senso che comunque magari... Se c'hai delle attenuanti, insomma, lo vuoi disse dire. Quello con più di una laurea, capito? Mamma mia, No, veramente punto a molto. Vabbè, meno. Comunque, ragazzi, settimana prossima, a parte lo scudetto del Napoli, ci sarà il Comic Con. Ma il Napoli può vincere lo scudetto domenica o no? Napoli, se continua così, mi sa manco vince lo scudetto. Stanno male? Continua a scuffiotti a destra e a sinistra. È uscito pure dalla Champions League. Ho capito, ha fatto 3 partite col Milan. Comunque non è riuscito comunque a vincere bene. Col Verona pure non è andato benissimo. Il Napoli non sai che sta proprio. Vabbè, ma può vincere lo scudetto domenica? A me quello mi interessa. Secondo me no. Ok, allora se non può vincere lo scudetto domenica, bene. Saremo al Comic Con. Quindi, Comic Con che si tiene a Napoli a partire dal 28 aprile, 1 maggio, quindi venerdì, sabato, domenica e lunedì, perché lunedì è festa. Esatto, quindi al Comic Con andremo con lo stand sempre per conto di Hitech. Le persone che saranno, lo staff che sarà al Comic Con sarà composto da... Qui abbiamo la creme della creme. E attenzione... Dopo anni ci sarà, non ci sarà Desi, ma ci sarà stata Lotto. Sì. Ecco. Alessio detto Alessio Fiorentini, detto anche Alessio Rosichini. Perché Rosichini? Io ci ho memorizzato Alessio Rosichini. Sì. Ma perché tutte lui quando non arriva primo quitta su forza. Ah sì, sì, ma sì. Serio, io ci ho memorizzato come chi con tanti punti interrogativi. Quitta. Comunque quitta. Il punto dolente è non solo sono i prezzi del DC più a liquido. Aspetta, ok, il punto dolente e non il solo sono i prezzi dei DC più a... Ma in realtà i prezzi dei DC a liquido sono rimasti più o meno uguali. La crema che è andata male. A proposito, vi do un'info. Settimana prossima, verso fine settimana, ci torneranno. Incredibile. Giuseppe. Gli Arctic Freezer da 3,60 e anche da 2,40 RGB. Ma dice Jus, dice sono finiti i biglietti, fatemene avere un paio. Mazza, no, sono finiti i biglietti. Ma no, è impossibile. Dice sono finiti i biglietti. Ma no, andiamo a vedere. Comic Con. C'è pure il mero chi? Incredibile. Comunque la live, cioè le live che facciamo su EasyFix ormai sono diventate la live dei spariti. Eccolo adesso, è arrivato, vedi, lo chiami. Allora... Comic Con a Napoli, scopri il programma sul sito, acquista biglietti. Acquista Napoli. Mazza, funziona. Acquista. Capito. Scegli una data. Oh cazzo. Vabbè, lunedì è prima, è come se fosse domenica. Lunedì c'è sta la mucchiata. Ma sabato e domenica in gestà. In gestà, sono finiti.
Metti un po' venerdì 28, ci stanno i bietti. Ma quanto costa? Intero. 12 euro. 1. 13,60. Vabbè, come 12 Romix, quindi ci può stare. Se vengo lunedì che è festa, no, costa 15. Di più. Con la transazione c'è cioè, 16,60. E sono finiti lo stesso. Vabbè, buono. Vuol dire che ci sarà parecchia gente. Chi è che ha mostrato il temare, vedi com'è. Mm-hmm. È molto più... C'è stata qualche foto. Buono, fammi i soldi, mi paghi di più. No. Paghi quello che non sei. È che stai a compartecipazione, mica stai a percentuale. Bello. Poi c'è, oggi mi sono trovato sulla carta 720 euro di albergo. Ma che hai preso l'Hilton? No, costa sì. Sono 5 giorni. 5 giorni, due camere. 700? Ma tu devi affittare una casa a 3 km, 4, no, 5, 10 no, km, 20 km. Non hai capito, sto già a 20 km. Parti da Roma, parti da casa tutte le mattine, te costa di meno. È bello, se prendi l'albergo vicino alla fiera fuori grotta, non t'abbassa. Ho capito, ma un po' manco essere che questo arriva che comincia a fare un ballo roca valla, bra finestra, vedi mare quando è bello, spirata. Cioè, devi stare... No, devi sapere questa cosa. A Napoli e non solo a Napoli va preso necessariamente, dato che siamo lì con un furgone di proprietà, va preso assolutamente, e te lo dico assolutamente che ci sono dei trascorsi non nostri, ma che tu sai, va preso l'albergo con il parcheggio interno. Certo, divenne furgone blindato per andare a sta fiera. T'assaltano tipo Mad Max. Mentre guidi attaccati al finestrino che cercano di spaccare. Dentro la fiera non tocca niente nessuno. Siamo la leggenda narra che dentro la fiera la vengono tutti da narra, fuori. No, la leggenda narra che la fiera è gestita da Milsocio e quindi nessuno tocca niente all'interno. È tipo World War Z, dentro la fiera dentro... zona franca, fuori stanno tutti a rassare contro le mura. Sembrerà una cazzata, al Comic Con non è mai sparito neanche un tappetino. A nessuno. Pensa, vedi? Non vedi? Si hanno notizie. Sedicerie, sta gente comunque. Non si hanno notizie. Il primo anno che sono andato ho creato un allarme, perché calcola che arrivo, parcheggio il mio furgone nel parcheggio nell'area furgoni e vedo il furgone a fianco a me, c'ha il vetro rotto con lo scotch. E lì ho detto, cazzo, sono andato in direzione, gli ho detto, trust me, non è safe secondo me. Certo. Allarme, cominciava a venire polizia, cose, gente. No, ma quello alla fine, cosa perché hanno rintracciato il proprietario di questo furgone. Era già rotto il vetro. Era già rotto il vetro. Lo vedi. Però si è creato un allarme di quelli senza precedenti. Perché no, perché qui non polizia, tocca niente a nessuno. E dico, perché non tocca niente? No, qua dentro è impossibile, perché poi te lo dico, non te lo dico, non si capisce. Scusa. Comunque vabbè. Parli San Napoli, sovente spariscono cose. Perdonami, ma su quali basi? Non ho detto questo, tizio. Mi è appena arrivato il 13.5, stasera vediamo se sfiammare il PC. Speriamo di no, Gianni. Non piegare i piedini. Mi raccomando, da me a 40 km solo 80 euro al giorno, pasto e massaggi compreso. Come massaggi? Lo so, quello purtroppo, Anto, tu sai la storia, purtroppo quello mi dispiace. L'altro anno siamo andati con FK e io gli ho detto, no, tanto lo posso dire, tanto se Marco sta in ascolto lo sa, lo prendo sempre per culo. Io ho detto, prendi l'albergo. No, io ho preso la villa a Posillipo. Sempre megalome, cioè noi siamo in tanti, mi conviene la villa. Ho detto va bene. Seconda domanda che ho fatto, Marco, la villa ha il parcheggio? No. Hai fatto la cazzata. Ma che stai a dire a Posillipo, perché ci sono le telecamere di quello della villa di fronte? Ho detto vabbè. Sabato mi fa, vuoi venire a cena? Andiamo a cena. Io mi cagavo addosso perché non c'era il parcheggio. Io lì non è che affitto la macchina, giro col furgone. Parcheggio sto furgone su una via alto scorrimento, metto Lucchetti in croce le dita, me ne vado. Insomma, ce ne siamo andati da sta cena verso le 11:30. Fuori c'era un furgone col vetro rotto. Indovinate di chi era? Da FK. Per prendergli poi? Niente, perché era un furgone a noleggio, non c'era niente dentro. Niente. Però ha dovuto ripararlo, come dice Giuseppe. Per entro la restituzione. E vabbè, che devi fa? C'è sta è uno sport, insomma, ci sta sta cosa. Vabbè, quindi comunque prossima settimana saremo al Comic Con, quindi per quanto riguarda il discorso delle live, delle dirette, non ci sarà la live del martedì su Twitch perché il 25 è festa. La live del venerdì verrà fatta da Fabio in fiera. Sì, se il telefono prende, o venerdì sì, perché o sabato. Siamo un altro padiglione quest'anno, padiglione 5 videogiochi.
Quindi vediamo quale dei 2 giorni si riesce a fare questo tipo di cosa. E quindi, vabbè, la prossima settimana sarà un po' così. Non ho procurato allarme, io ho solo detto che c'era un furgone col vetro rotto. Ho fatto il mio dovere da Quello si è maestro portato da cittadino. casa, il vetro rotto. È sceso, ha cosparso pure i vetrini per terra. Ha detto: questi sei mia, così almeno. È come la multa, se tu già ce l'hai sul cruscotto, non te ne possono fare un'altra. Lui è arrivato, ha detto: il vetro è già rotto, quindi non è me ne possono rompere un altro. Questa tattica la usava, ti ricordi quello che del locale a fianco a noi, non stavamo all'altro coso, Con ti le dava la multe. multa davanti. È così, però tu immagina, senti che trick che ti ho dato. Se tu arrivi, Vado con un po' il foglietto, se vede che no, il macchia. foglietto col vetro rotto. Se tu c'hai un vetro rotto del furgone, arrivi e te porti una saccosciata dei vetri da buttare per terra vicino allo sportello. Se passa il ladro, dici: vabbè, questo già se lo so fatto. Che se lo famo a Ma fa? tutte le volte lo sbriciolai i vetri. E ho capito, li raccogli con la paletta quando arrivi, fai. Usi sempre gli Eh stessi. sì, gli dai un calcetto e li raccogli. No, Walter, no. Ricevo telefonate per però no. Cosa consigliare tra AMD e Intel? Se è possibile, Claudius, noi consigliamo di andare su Intel per la stabilità generale del sistema garantita dal chipset, quindi per la digeribilità delle RAM, eccetera, eccetera. È un nostro consiglio, non è che. Ok, quindi siete liberi di acquistare quello che reputate opportuno guardando i vari bench e facendo la vostra idea. E si tizio la mia gara senza nessun vero. Sì. Ciao Piolu! Oh Piolu! Piolou! Piolou, sei tu Piolou! È un po' che non te si vede. Come mettiamo una lista di spariti? Questa è, no, perché lui è proprio, viene pure nel negozio. È Sì, mi PC. sembra sì. Siccome va, C'ha un cognome conosciuto. lui c'ha c'aveva l'Hightech Ninja come Ma che ti case. ricordi pure la roba che c'ha la gente? L'hai cambiato sto Mazza. case? Sì, so io, vedi. Che bello che c'ha la memoria. Deve essere proprio una cosa Non emozionante. sempre, è bello dimenticare alcune scene, alcune cose. Chiedi a Land, se c'ha memoria. Speriamo per lui di Spera che no. l'abbia persa. Ho cambiato PC, meno male. Meno male. Ma l'ha cambiato da noi o no? Perché No. calcola, se non l'ha cambiato da noi, te banno. Mi dispiace. È proprio, guarda, è proprio l'estrema unzione, guarda. Da occhio a come. Occhio, occhio. Comunque il Napoli sta a 14 punti e mancano 8 partite che sono 24 punti totali. E il Napoli si stacca Beh, le se ne mani, perde detto la così. metà E e quella appresso le vince tutte. il Napoli purtroppo, ma non tanto il Napoli, Spalletti stesso si sta un po' cagando in mano perché talmente hanno realizzato che c'erano il margine che se lo stanno un po' a magnà. No, vabbè, ma 14 punti, lo sai quanti cazzo sono? Oh, sono tanti, però 14 punti, cioè, mancano 8 partite, sono 24 punti. Certo, è impossibile che lo perdi, No, però è impossibile. secondo me, se arrivi alla fine che l'hai vinto dei 5 punti, vuol dire che tu le ultime partite, ovviamente, ci sei andato in infradito a giocarle, che c'è sta che lo fai. Sì, Mo pure la Juve gli ridanno i è punti. vero, la Juve hanno vinto la causa, non so come cazzo hanno fatto questi, hanno vinto la Ma perché causa. quanti punti c'aveva? Abbiamo La Juve l'avevano penalizzata e tutto quanto, si è fatta togliere, ma la Juve arriverà terza, seconda, terza. preso un NV7 per test. Sì, l'ho fabbricato. Prima, stamattina, non c'avevo niente da fare. È Lui vede pronto, l'ora sta che lo qua prendi, dietro. che la scusa del test, lui per venire a vedere viene. E dice, senti, mo lo Senti, travasi. Ma se tu vuoi io lo prendo. Tu lo travasi te, perché io no. Intel è più stabile mentre AMD consuma meno, costa meno e ha maggiore compatibilità con la scheda madre per il futuro, giusto? Sono sempre stato su Intel e non so se provare AMD. Allora, aspetta. Allora, consuma meno, costa meno. Non più. Non più. Consuma meno e costa meno, non più perché le schede madri costano un fottio. Non ha maggiore compatibilità, magari ha più longevità il socket, ma per farti un esempio stupido, le RAM DDR5 che vanno sulla serie 7000 di AMD ad oggi non superano la frequenza di 6400 MHz o le 6000, non mi ricordo se 6000 Allora, o 6400. Lugalin, adesso ti spiego cosa faccio. Facciamo questa scommessa. Se arrivano delle bottiglie, o una, anche una sola bottiglia di prosecco, io la sparo in live con Vivino. Se esce fuori un prezzo medio superiore ai 10 euro a bottiglia, appunto, Impossibile. È impossibile. assemblo quello che c'è quel giorno. Va bene? Oh, adesso che avevo trovato, avevi già parli al passato, vabbè, trovato la config definitiva, caschiamo sul case. No, non è caschiamo, ha È preso il bello però, case. Andrea, è la config definitiva, il case te lo sei scelto te. Meno male, pensa se qualcuno gli aveva proposto. Cioè, me l'ha proprio Il chiesto, problema non figurati è che tu. qualcuno gli ha proposto, è che qualcuno gliel'ha consigliato. È Promoschi. Sto maledetto. Cioè, tu stai a dare. No, ma Promoschi ha Vai consigliato pure avanti quello te, che di a me mi prima. viene da ride, questo ha Promoschi ha detto. consigliato pure quello di prima, sicuramente. Perché guarda che Promoschi è un altro cambiatore seriale dei case. Sì, il problema è lui quando cambia case spacca la roba, quello questo.
un altro discorso. Colpa del Promoschi, bravo Picchio. Comunque ho visto, c'è Enrico, chi? Menat, chi? Incredibile, incredibile. Ma Poro, che Poro? Si riferisce ai nuovi 3D che lavorano a temperature più basse e a voltaggi quasi dimezzati. Ma i 3D in gaming, il processore di per sé è molto potente e performante per quanto riguarda lato gaming. Ok, il problema è la scheda madre con il chipset che gli dà il supporto, che secondo me rimane sempre un po' acerbo. Aspettiamo che sbocci prima o poi, cavolo. Comunque, ok, la Juve hanno dato i punti in attesa di una sentenza più giusta. Vedi come insabbiano sta cosa. La Juve dovevano essere, dovevano fargli fare il fallimento e ripartita la Serie B un'altra volta, che è già successo, eh. Per i giovani sono scordato. Allora, dico questa cosa per Enrico e per tutti gli altri. Stasera, Forza Horizon, sul mio canale, classi B 700. Vi siete preparati le macchine? Tanto io vivo l'Armando. Io ho risposto per tutti loro. Cioè, ah, io okay, ho fatto tipo l'audio... Italia 5 squadre semifinali delle Coppe Europee, Inter e Milan in Champions, Juve, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference League. È vero, sì, esatto, questa cosa dei punti è una pagliacciata. No, guardo lì, ma basta, non gliela fa. Cioè, martedì scorso c'è stata una live su Twitch, mo però questa è una bella domanda. Se uno vi compra un PC da San Marino, c'ha sede estera, quindi PC, è allora, sensiva. Se tu, privato cittadino, Stefano Pescosolito, codice fiscale PSC, SFN, eccetera, acquisti qualcosa al di fuori del territorio italiano, lì va la paghi lo stesso. Te svelo sto segreto. Perché devi riconoscere all'Italia le tasse, non siete Amazon, ok? Normale. Che Amazon non le paga, ma questo è un altro discorso. Ok, quindi se va. A F1 non giochi più, no, al momento i campioni sono fermi, ci stiamo sfasciando su Dirterelli e su Breakfast. Ah, qua ti risponde te, un setup entry level di periferia per iniziare a fare sim racing. Io ti rigiro la domanda prima che lui ti risponde. Budget, perché entry level e bisogna vedere quanto entri. Più che altro che monitor ci vuoi attaccare, che se mi dici entry level con tre monitor ti serve un PC che non è entry level. Se mi dici posso attaccarlo... No, 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 lui dice di periferiche, non setup del PC. Ah, scusa, di periferiche puoi, in realtà potresti andare, certo dipende dal budget, però se è entry level vuol dire che costa poco, dipende comunque dal vari target. Il primo step è puoi andare sul G29 quando oh, stai Lucio! In offerta. Oh, Lucio! Puoi andare un saluto. Sembrava tipo Voldemort quando fa oh no, ma che dopo è uguale. Comunque puoi andare sul G29 della Logitech quando lo trovi magari in offerta, ok? Lo step successivo è il T248 della Trasmaster, volante che ho fatto acquistare a Picchio che non ha mai montato, quindi se vuoi sentilo in privato magari se lo rivende. Che costa comunque sia in offerta, costa intorno ai 300 euro. Poco di più comincia ad arrivare circa il T300 della Trasmaster. Ti consiglio quindi di stare su questo brand del della Trasmaster. Il T300 che costa 370-400, molto buono, perché dicono che è il miglior volante entry level per quanto riguarda il discorso della cinghia, quindi del feedback che ti dà, a parte la pedaliera che è un giocattolo. Come ma fai è quasi a tutto. Consigliare il 248 se non l'hai mai utilizzato? Perché è bello. Lui ti dice che è bello. Il mio TGT2 in offerta. Stefano, se Spalletti si caga in mano vorrei conoscere chi gli stringe la... Famo che il prosecco è meglio che non vi arriva. Eccala, Virgo, subito. Bella scatola. Da fuori è bello, cioè da fuori è bello. Se compri da privato all'esterno paghi l'IVA. Poi quale dipende dallo stesso negozio. Lendo ormai ne sa. Quindi vabbè, ci sono Quando diversi... Sa troppo, andrebbe mi dissocio. Ci sono diversi prezzari, però se vuoi puoi scrivere su Discord e vedrai che qualcuno ti può dire la sua opinione personale e ti può consigliare qualche tipo di prodotto. Però più o meno stiamo nell'ordine tra le 200 e le 400 euro per un buon entry level. Ve lo do a 500 IVA compresa. Il tuo TGT2 in offerta. Incredibile. Ma in offerta perché in offerta? Ma il tuo sta in offerta e che tu lo stai a vendere. Però attenzione, vi porgo un esempio. Vi porgo o vi pongo? È andato in crisi, Carco. Però attenzione, vi porgo un Edor esempio. 404. In not tempi found. Non sospetti, acquistai un orologio. Poi quali sono i tempi sospetti? Mo lo direi dopo. Acquistai un orologio dalla Russia a prezzo molto agevolato attraverso un escamotage del venditore. Non pagai né dazi né IVA. Mm-hmm. Quindi hai, diciamo, aggirato il sistema.
l'hai scritto pubblicamente. Ma poi che vuol dire in tempi non sospetti? Cioè, tipo, perché adesso è sospetto comprare l'orologio. Dai, in perché Russia, che c'è la guerra, che non è che mo te compri una granata a frammentazione la Russia, quindi, cioè, non è che te vanno a scandagliare il pacco, per dire. Non si possono no, più no, acquistare. Stasera. Allora, stasera in realtà mettiamo in vendita delle cose, Walter. E attenzione, perché una è unexpected totalmente. E qualche asta la facciamo, perché Stefano se compra una macchina nuova. Sì. Che macchina vuoi? Beh, guarda, io voglio un Jeep Compass 1300, 150 cavalli, cambio automatico. Cambio automatico. Budget? Non c'è. Nel senso, faccio la C. Fai te. Un'asta io offro. Fino a quanto posso offrire? Cioè, tipo, con picchio posso offrire fino a 25, 24. Euro? A euro pure fino a 30 euro. Ah, non okay. Ci allarghiamo più di tanto. No, 25 di che? Qua la macchina 25 la pinuova al concessionario. Ma che stai? Mi sa che tu sei rimasto indietro con i pezzi. Ma che cazzo dici te? Ma la allora, 4X... se le vendono a 25 col cambio manuale usate. No, allora, ci sono di considerare che se è nuova ci sta il prezzo de franco, perché franco c'è al concessionario. Prezzo di franco concessionario. Che cazzo la fa? Passo la devo mentre stai a fare il talk. E ci cerchiamo un compass su subito. Va bene? Bene. Ti faccio vedere quanto tu sei distante dalla realtà. Vabbè, Stevo, la macchina. Perché poi questo è pure rompipalle. Questo è come Alessio. Questo te comincia a fare. No, perché vedi questo? C'è questo. Io questo so c'è peggio. Il colore degli interni che non mi piace. Perché lui la compra usata. Ma è peggio che se sta a comprare nuova. Lui se vuole scegliere i singoli cosi. Questo sì, questo no. Questo sì, questo no. Sì, una volta no. Che spendo me ne dura 15 anni. Mica sono come Alessio e cambia la macchina all'anno io. Comunque ti posso dire una cosa su Tizio. Ho scoperto da queste frasi che lui dice che il Tizio ha le mani leggermente bucate. Infatti lo chiamano il padre Pio di Villanova sugli orologi. Ma io lo sapevo, guarda, lui è un grande appassionato. No, non è che è appassionato, se compra le patacche e butta i sordi. Guarda che... No, le patacche non no, sono... No, no, e beh, quella della russa che ha comprato l'orologio, lui quanto ha pagato? Butta lì i sordi, ma che vuoi? Sì, fidate, fidate. Non è vero. Fai così, guarda, guarda, ci vedi attraverso, vedi? Dai. Allora... Un Vostok. Che cazzo ne sai? Sei pure alterato. Ma poi se è innalzato a esperto d'orologi perché ha visto quattro aste su eBay. No, no, secondo me invece, guarda, io ci ho parlato una volta del suo discorso orologi e lui quando si appassiona, lui è tipo adesso, si mette a guardare, è un leone da tastiera nel senso che si informa molto sui siti, però lui c'ha la fissa con gli orologi, come non mi sono mai spiegato perché lui c'ha la fissa poi con tutte cose costose, perché a lui piace anche molto la nautica. Sì, vabbè, ma sono... Però, sì, però una persona normale dice, senti, che cazzo guarda a fare? Tanto non ce l'ho i soldi per comprarli, no? Tu esatto. Guardi... No, ma c'è sta che te lo guardi mentre stai al bagno. Il problema suo è che ci passa 16 ore al giorno al bagno, quindi lui... No, no, lui sa esattamente che quale Rolex comprerebbe se avesse i soldi. Non so se ti è chiaro. Sì, sì. Ok. Nostro viatore non perdi tempo, sì, infatti, esatto. E non solo la masta buono, dai. Te sei comprato un Vostok. Ma che è? Ma quanto ha pagato poi? Perché queste cose lui le fa. Devo dire di più, ha molto gusto Tizio sugli orologi. Te posso dare un input, Picchio? Tu, Tizio e Promoschi, meno li frequenti e meglio è per il tuo portafoglio. Dammi retta. Quanto costa sto Vostok? No, per cos'è che fa Tizio? Non spende magari 5 euro neanche per una boccetta d'acqua o per un panino. Sì, però. Però se c'ha magari, che ne so, 200 euro ne spende 185 per un orologio. Una patacchetta. Sì, che poi non se lo mette. Perché no, Tizio perché c'ha. Perché l'orologio è da collezione. Sì, ho capito, ma il polso di Tizio equivale alla circonferenza della coscia di The Rock. Cioè, è tipo così. Quindi, automaticamente, quando. Ai tempi costava 60, ora più. Sì, vabbè, da collezione, eccolo un altro. Se vuoi, te chiamo Civita. Da oggi abbiamo il nuovo Civita, il nostro Tizio che compra orologi dalla Russia evadendo l'IVA e dice a me è da collezione me lo rivendi. Ma stai zitto. Beh, perché non lo rivendi? Bravo, rivendilo e fai una plusvalenza più del doppio e reinvesti, spendi 150 per l'orologio e poi potrai rivendere a 400. Ma certo, siamo 120, 51 like, per cortesia. Esatto. Walter, vuoi alludere alla mitica... Confermo, anch'io ne ho preso uno. Marco, compriamo sto Vostok. No, guarda, per me orologi. Purtroppo gli orologi è quella cosa che viene dopo. Hai pagato tutto quello che devi pagare. Ti sei pagato anche le comodità. Quindi Sky, la rata del telefono, la rata della macchina, le cene, poi le scarpe nuove, la vacanzina.
Ok? Il hai regalino al nipote. Avete come scusa? Guarda dove sono arrivato, a finire il tavolo. Poi si avanza proprio che dici: senti, questi mi ci accendono il barbecue con sta mezza piotta, dammi un accendino. Ok, vabbè, invece di accendere questo barbecue, cioè compro l'orologio. Proprio devono proprio ma non è l'avanzo dell'avanzo dell'avanzo dell'avanzo. Pure i giochi che compri su Steam, cioè dopo tutto viene. Però l'orologio è proprio un segmento che con è 150 ti puoi prendere la punta e la lancetta di oro. Esatto. Sì, ma manco ci arrivi. La punta della lancetta. Buona, esatto. Ok, mi sa che non sapete cos'è la puccia. No, c'ho una mezza idea, però non voglio dare credito a questa cosa. Sì, a breve arriverà un long jeans, sì, come no, forse l'ho trovato. Sì. Ma questo sogna. L'orologio che guarda picchio, tizio, sono tipo l'orologio da 300-400 euro. Capito? Se vuole comprare un orologio a 200-300 euro. Vabbè, no, non ti dico niente. Non dire niente. Termine piotta sono 100 euro, Valerio. Sapete quale Rolex comprare se avessi i soldi? È un po' che un uomo si informa come usare un Tampax se si diventasse donna. Mi è piaciuta questa. È proprio quella che appunto, allora ecco perché non do credito. Vabbè, iniziamo a montare sto PC. Bando alle ciance, bando a orologi e questo tanto, vedi, lo siamo perso. Comunque niente, è scattata ufficialmente l'età in cui Tizio si è rincoglionito. È così. Ma no, dai, c'è sta. No, scatta per tutti. Ma tutti guardiamo cose che non possiamo comprare. Sì, no, vabbè. Il problema è che lui guarda solo quelle. No, lui guarda cose che non può comprare. E per di più sono futili, perché tu puoi guardare una macchina, se la comprassi magari troveresti un'utilità a questa cosa. Lui no, lui guarda l'orologio, capito? L'orologio che poi allora non la guarderà mai, su un orologio da polso ormai. La guardi sul cazzo di telefono che ce l'hai sempre sotto mano, anche perché c'ha sempre il telefono in tasca. Comincia a pegare qualcosa. Ingegnere, via, mi sono preso giusto il mese scorso un Seiko Prestige Sharp Edged Automatic GMT. Benissimo. Guarda che la fissa per gli orologi è una brutta fissa, eh. Ma no, allora, la fissa degli orologi, se uno ha quella passione e li compra per collezionarli, c'ha un suo senso. C'ha un senso questa cosa. È che conoscendo Tizio non c'ha senso. Eh no, perché a lui gli piacciono tutte queste cose che sono costose d'elite, pur non avendo i soldi, lui si avvicina comunque a quel mondo. Ti ho detto, a lui gli piacciono tutte cose costose, eh. Cioè, lui quando... Lui piace, che ne so, invece il PC potente mancia i soldi, quindi se guarda bene 40-90, sta roba qua, ma poi alla fine... Grande football show che dice, stavo vendendo un telefono su Subito che sta a 300 su Amazon, lo metto a 200, e uno mi scrive, ho un tetto massimo di 100, che ne pensi? E rispondo mandandogli la foto della vostra maglietta, no sognatori, no per grande. Tempo. Che spettacolo. Ah, mi serve la placchetta posteriore del dissipatore dell'Evolic. Qui che entrano non qua. Qui che non qui noi. Non ci ingista? Sta dando a fare. Ero convinto del contrario. No, mo lo controllo, ma non c'è. Vabbè. Io non sono. Non è il momento di investire su degli orologi. Ok, poi dipende che situazione c'hai. Se l'ingegnere mi scrive, sì, ho capito. Io comunque me lo posso permettere perché è il mio lavoro in questo momento. Che okay, non è il momento di investire. Poi tu non vedi la faccia, ma vedi le mani. Guarda, facendo il lavoro non prevalente, ti dico che parlando molto con le persone, spesso ti capitano persone appassionate di auto che girano con macchine magari anche da 35-40 mila euro e ci hanno un lavoro normalissimo, issimissimo. Non so come fanno, però impisciati. No, perché non è impisciati, magari hanno quella come passione e non spendono per altro. Magari a me The Sky me ne frega niente, in vacanza non ci vado, me ne frega, però la loro vita magari è la macchina. Non sto scherzando. No, è vero, sicuramente c'è gente che... Come c'è chi è appassionato dei PC, magari c'ha un PC da 5.000 euro perché lo usa tutti i giorni, ci gioca e ci si diverte, però magari c'ha uno stipendio normalissimo. Un i7 di dodicesima generazione usato questo si trova? Questo che hai detto è sì. Un po' sessista, picchio, eh? Te lo passo, ma... border.
La mia ragazza vuole comprare un Rolex a fine anno, 10 sacchi. Ma quella tua adesso o quell'altra? Perché quante ce n'ha? Ciao Brian, ha detto che quella è mo' ha lasciata. Allora che è? Ma no, la casa. No, Lucalin. Ma la casa. Ha detto che c'aveva la ragazza. Ma no, c'aveva una ragazza qua, l'ha lasciata a giugno, ha detto. Ah, l'ha lasciata. Ma mi è stato tutto sto peso a Lucalin, su, che era pure sparito. Allora. E il processo. Vediamo qua, nell'elenco condiviso di spariti. C'è una lista pubblica su Discord, aggiornabile settimanalmente. Vero. Sì, calcolo, ci vanno a finire dentro quasi tutti. Il procio va messo con le scritte rivolte verso il... Allora, il procio c'ha una freccia. Allora, il socket, tutti, anche MD, ti fa vedere che c'è una freccia, ok? Vedi? Sul... Ti fa vedere la, dire... la freccia dove, dove deve andare quella che sta sul processore. Il processore ha una freccia. Mo adesso è sempre più piccola. La vedi? Questa punta qui, ok, ti dice che è ben basso. Poi certo, per... Una volta che hai capito che i processori questi di Intel hanno la freccia che punta alla freccia della gabbia, diciamo, che quindi comporta il fatto che le scritte stiano verso il basso della scheda madre, quindi diciamo dritte, perché la scheda madre tu la metti così, allora sì, volgarmente sì, però c'è una freccia. Per dire, AMD fino a poco tempo fa si montavano con la scritta rivolta, girata. Sa lavora tanto, Lin. Il lavoro nobilita l'uomo, ricorda? Frase falsissima sta cosa. Alsax e Wolferser, buongiorno, buongiorno. Ciao raga, ho un Ryzen 7 2007X. Condensatore stock, quello più grosso, se non erro Bright Prism. È una 1660 Super da 6 giga. Volevo chiedervi se volesse bene per cloccare il processore a 4142. Ma se ce la fai, perché calcola che non è... Cioè, non è un processore molto elastico, eh? No. Il rischio è comunque... Specialmente col dissipatore stock. Cioè, il rischio è che diventa instabile e il guadagno prestazionale non è un granché. Dovresti cercare di sostituirlo, purtroppo. Per esempio, io non riesco più a spendere più di 50 euro in videogames. Preferisco spenderli in accessori e attrezzatura moto. Ma assolutamente sì, ci sta, ci sta. Controlliamo se questo dissipatore adesso è stato aggiornato con già la placchetta, il backplate per 1700. Perché se c'è... Secondo me sì. Non c'è scritto fuori, eh. No, 1700. C'è scritto? Non lo so se il proprietario vuole cambiare la GPU a breve. Vai Conte, falla e vediamo se posso risponderti. Poi se ci sei anche stasera me la puoi fare stasera. Che significa quando il LED del pulsante di accensione passa da essere blu a spegnersi e diventare rosso? Perché significa che quel bottone ha una doppia funzione. Magari ha l'HD LED e il Power LED sullo stesso tasto. Quindi tu vedi il LED si spenge e subentra quello di quando sta lavorando l'hard disk. Penso che possa essere dipeso da questo. Allora, quanto vale un MSI 3080 10 giga? Da usata, vuoi sapere oggi? 500 euro. Quando esce la serie 14? Bella domanda, Andrea. In realtà si vociferava, poi non so se questa cosa è stata... Cioè, se su questo ci sono degli aggiornamenti. Si vociferava che... La nuova serie di processori sarebbe stata compatibile con le attuali schede madre. Almeno con le 0790, però... Non so se poi è stata smentita o no. Conviene prendere una 3080 usata a quella cifra. Guarda... A quella cifra sì, secondo me se la paghi di più non c'ha senso perché c'era 4070. Che scarico metti? Beh, perché moto c'hai? Così per curiosità. Ho il cruscotto di plastica della macchina che dopo essere stato dal lavaggista è diventato appiccicoso, attrae la polvere. Che prodotto la polizia per usare e non fare danno? Ah, questo più che per i sigaraci, questo è per Color Glow.
Sì, perché il fatto che si diventa appiccicoso perché significa che tu hai il cruscotto soft touch e questa cosa purtroppo è male, ma male, male, male perché il sole e il tempo che passa rendono il soft touch appiccicoso. Questo succede con gli occhiali, con un sacco di Si cose. può rimuovere, Sì, lo però devi la rimuovere. rimozione del soft touch è lavoro lungo, però si fa. Si fa e diventa un po' più opaco. Poi gli puoi dare, ecco, per dire, un lavoro come quello che fa Easy Garage, scusa, Easy Garage, Color Glow, è quello di magari ritinteggiare, riverniciare il cruscotto per far sì che sia uniforme poi alla vista. Io penso sì, se lo porti a mio fratello credo che te ridia la base, lo carteggi, ridà la base e te lo rifà dello stesso colore. Però non è proprio un lavoro economico comunque. Prima moto 27 anni MT-03 660, prendo Rozz Italia in carbonio. Prima... Ah, questa è la tua prima moto? Mica male come prima. Conviene ancora fare un upgrade dal 36 al 59X? Secondo me sì. Sì, se non vuoi cambiare tutta la piattaforma, perché no? È un bel salto in avanti, eh? Sarebbe meglio andare su un 58X3D, qualora tu lo trovassi, però... Ci penso che al di là del prezzo sto a se... Ma guarda, se stai così lontano, se capiti a Roma un giorno te lo fai fare a lui. Se no ti dico, se tu vai sul sito di Color Glow, è un franchising comunque, quindi sicuramente ce n'è uno anche vicino a casa tua. Cioè a Roma ce ne stanno 5 o 6, e in altre città almeno uno c'è sempre. Cosa ne pensate delle moto Cuff Racer? Allora, su questo sicuramente è più indicato Stefano che... Sono Cioè è io andato vicino a comprarla una ai tempi. sono il precursore, diciamo, del pre-avvento Sì, delle è Cafe vero. Racer. Cioè, io ho cominciato a parlare vociferati di Cafe Racer ancora prima che diventasse un po', esplodesse un po' la moda anche in Italia. Cioè, sono moto comunque, vabbè, storiche, non per forza, anche ci sono moto moderne trasformato in Cafe Racer. Come tutti i tipi di moto, ti deve piacere il gusto di quel tipo di moto. Poi, dalla base da cui parti, che può essere un BMW, può essere una Triumph, può essere anche un Honda o un Suzuki, insomma, tutti i brand, poi alla fine riesci a trasformare in Cafe Racer. Ti può piacere la resa estetica finale. Il mio obiettivo ultimo è quello di arrivare ad avere una Cafe Racer, magari però partendo da un modello storico, quindi iscritta all'ASI, e quindi uscire proprio per fare una passeggiata, per pagare pochissimo l'assicurazione e il bollo quasi nullo, però quello è un sogno che è molto 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 più avanti. Grazie Brian per avermelo ricordato, adesso a fine live lo aggiornerò. Comunque sì, ce l'ha il socket, ti confermo, quindi questo lo possiamo risparmiare. Hai visto? Grande Pensa quante colpo! volte hai usato quello che ti serviva, perché questi qui, da mo' che ci sono arrivati. Sono legali in Italia? Assolutamente sì, Valerio, sono legali. Naturalmente, se ti fai preparare una Cafe Racer da un centro, diciamo, che fa customizzazione, alla fine comunque sia, sì, sono legali. Sicuramente deve essere riaggiornato, forse solo il discorso del telaio, però non sono sicurissimo, ma probabilmente sì, perché la parte del codino viene sempre tagliata, risaldata, quindi deve passare... Ah, eccolo, cacciavite. Deve passare comunque sia il test per l'idoneità. No, M4 no. È arrivato Aci, lo sapevo io. Che svantaggi ci sono, Acia? Allora, Acia, qui la risposta è un po' lunga. SRL, società a responsabilità limitata, può essere fatta da uno o più persone. L'SRL ha un capitale sociale minimo, se non erro, di 5.000 euro che vanno depositati Prima all'apertura. Poi erano 10.000. deve essere... No, infatti sono andato a memoria, eh. Poi deve essere costituita da un notaio, quindi non basta il C'ha dei commercializzato costi maggiori, costituirla. eh? C'ha dei costi maggiori, deve redigere un bilancio annuale e ha una responsabilità limitata, come dice il nome stesso. Questo vuol dire che l'amministratore, quindi il proprietario, non rischia il proprio patrimonio personale qualora quella società dovesse fallire. Questo vuol dire che se quella società compra, che ne so, le mura di un negozio, un furgone, dei beni strumentali per l'attività e dovesse poi fallire, le banche gli potrebbero pignorare solo i beni della società e non quelli personali. Se lui nel frattempo si è comprato casa più casa al mare, nessuno gliela può toccare. Questo fino a che Ok? il debito non supera i 250.000 euro.
Non lo so, in realtà. Eh sì, perché dopo ti vedi. No, perché dopo vai sul penale. Dopo sul però. Penale, sì. Però dopo vanno a toccare direttamente l'amministratore, cioè o comunque i soci. Se supera... Sempre che egli non sia nulla tenente. Vabbè, ma questo poi è tutto una. Testa di lì! Vabbè, siamo in Italia. Non esiste un kit universale per. Possiamo dire che generalmente le SRL non sono intestate, mi dissocio, al diretto interessato. È vero. Proprio in virtù di questo. Ditta individuale semplicemente è un privato cittadino che si mette a fare impresa. La ditta individuale ha una serie di vantaggi e una serie di svantaggi. Il primo degli svantaggi è che qualora io dovessi fallire e sono per esempio sposato con mia moglie e lei, vi faccio un esempio, eredita una casa al mare, io fallisco, a mia moglie le levano casa se io non ce l'ho. Tanto per fare un esempio così buttata lì, per dirne una. Ha dei costi molto minori. La ditta individuale ha automaticamente un socio lavoratore, proprio perché non è una società, automaticamente il titolare della ditta, essendo un privato, è lui in primis che lavora e di conseguenza è obbligatorio versarsi l'INPS, quindi sono circa 4.000 euro l'anno minimi di contributi che ti devi versare. Tolto questo, la ditta individuale non ha gli obblighi dell'SRL, quindi non va costituita dal notaio, non ha necessità di redigere il bilancio. E può essere costituita fino ad un giro d'affari massimo annuale di 750.000 euro. Non si può andare oltre. Qualora si andasse oltre, si rende obbligatorio il passaggio ad SRL. Le ditte individuali sono generalmente ditte piccole, fatte da una persona o comunque con massimo 5 dipendenti solitamente. E poi devi considerare una cosa: fino a che, diciamo, ecco, l'attività è quella, avere una ditta individuale, questa non sta scritta da nessuna parte, però per i distributori, per, è una garanzia. L'SRL, quando tu la costituisci e tutto quanto, e tu ti presenti da un distributore dicendo salve, vorremmo comprare, ok, loro ti chiedono molte più garanzie perché hanno paura che tu gli lanci il pacco, che non gli dai tutte queste certezze, che se tu il giorno dopo dici sparite, sono fallito, quelli i soldi li beccano più. Lo sai, Andrea, che su sto fatto della separazione dei beni non sono proprio sicuro al 100%, mi dovrei informare, perché io sto in separazione dei beni, però me l'hanno spiegata sta cosa, però mi servirebbe un avvocato qua, perché la separazione dei beni in realtà c'è ma non c'è, perché la separazione serve solo per tutti quei beni che tu hai ricevuto prima, sì. Non per quello che tu prendi dopo. Quindi se io mi compro casa e metà è di mia moglie, anche se sto in separazione dei beni, se io fallisco gli tolgono pure la metà a lei. Se l'hai comprato prima del matrimonio. Esatto. Perché se tipo dopo il matrimonio, anche se sto in separazione dei beni, ricevo un appartamento in eredità, comunque una parte di quello è comunque di mia moglie, da come ho capito, non, anche se sto in separazione dei beni. Dovrei capirla bene sta cosa. Ma allora che separazione? È la stessa cosa che ho detto io a quello del comune quando stavo là, però a quanto pare è così. Per quello dico, mi serve uno che mi serve un avvocato. Cioè, non lo so, tu te sposi, tu moglie si intesta la macchina, tu fallisci, a lei leva la macchina. Non ho capito bene. Sì, devo parlare con Giustina. Non credo che in questo canale ci siano tanti avvocati, purtroppo. No. Qua ormai va de moda farsi ingegnere. Tutti ingegneri. Ditta individuale, c'hai molti meno costi di gestione, molti meno obblighi. Hai una contabilità semplificata, quindi spendi meno di commercialista. Puoi comunque fare transazioni intracomunitarie e puoi anche importare merci. Quindi diciamo c'ha tutto quello che a noi serve per poter lavorare. Dice che in caso di eredità c'è la legittima, per la moglie non è il 50%. È bella sta. Molto bella sta. No, non è che non è così YouTube, io sto domandando proprio perché non lo so. Cioè sono andato a memoria, me l'hanno spiegato all'epoca, ma già all'epoca non ci ho capito granché. Ma non è che io mi fare domande su qualsiasi cosa, finché parliamo di società, di IVA, va bene, sono diretto interessato. Ma c'è vita, non mi potete fare domande sulla separazione dei beni, io non sono un avvocato, scusate. Ah, non sei avvocato? No.
Dopo la vita c'è vita? Cioè, sono diciamo esperto di è come sa Stefano ieri. Stefano, me ne dici qualcosa sui mutui? E questo sa tutto. Cioè, ci ha combattuto fino all'altro ieri. Ne sa 100 volte più di me. Io ho fatto uno stupidissimo subentro. Lui si è ingarellato. Lui sa pure le polizze, cose. Te può dire i costi per fine per sé. Se voglio comprarmi una casa oggi col mutuo al 100% da 200.000 euro, quanti... Senti che domanda te stavo per fare, Una coppia di giovani che vuole comprare casa oggi con entrambi col lavoro, entrambi senza prestiti, quindi semplifichiamo al massimo. Sono due persone che sono affidabili, hanno un lavoro a tempo indeterminato, non hanno altri prestiti, chiedono il mutuo al 100%. Diamo per scontato che glielo danno. Diamo per scontato che la casa che loro stanno prendendo ha un valore effettivo di 200.000 euro, quindi non gli verrà chiesto di integrare in alcun modo. Ok, fatta salva questa situazione ideale, devi dire se questa coppia di giovani decide di comprare questa casa dal valore quanto deve avere sul conto, cioè quanti soldi spende per notaio, polizze, cioè quanto ci deve avere minimo sul conto per essere sicuro di dire ok, quella casa la prendo. Minimo devono esserci almeno quindicino è considerato costi di trasloco e tutto, anche nella lite integgiata. Tu ti basta il notaio, sono due atti, poi devi andare al notaio che trovi, paghi, fai un atto per la compravendita con i precedenti proprietari da quale stai acquistando, quindi la compravendita d'acquisto, e un atto lo stai facendo con la banca per il mutuo che stai accendendo. Alla banca poi rimane dalla polizza che è obbligatoria, che incende scoppio, te la fanno pagare in un'unica rata subito, e il prezzo può variare tra le 2005 o le 2000, però sono due scelte: o ti mantiene il valore del capitale, quindi dello stabile per tutta la durata del mutuo, o va a calare man mano che gli anni passano, quindi costerà un po' meno, costa tipo 2100 quella che va a calare, 2005 quella che mantiene il valore, quindi ti servono circa 2,5 che darai alla banca più il costo del notaio che si aggira intorno alle altre 5.000 euro. Per stare tranquillo ti consiglio di stare sui 10.000. Se entri, pieghi le chiavi, la lasci così com'è, ci trovi i mobili dentro, dormi per terra. Sì, praticamente sì. Cioè, dopo ti fa tutto il resto. Però più o meno le spese vive. Famo conto che 10 ci devi avere. Le spese vive che ti chiedono, e tu stai facendo un mutuo al 100%, e quindi pensi, ok, io quindi 100% sto rateizzando tutto, sto mutuando tutto. Ok, però almeno quei 7-8.000 euro ci devi avere. Perché poi comunque quelli lì... Aspetta, giustamente pure il 3% dall'agenzia, se la prendi dall'agenzia. Se la prendi dall'agenzia, ti consiglio il 3 se sei fortunato. Il 3 se sei fortunato. Oh, ad oggi agenzie viaggiano sul 4. Quindi... Poi pure Luca ci sta a passare. Lui ti dice minimo 20% del prezzo della casa. Il 20% del prezzo della casa ci dovresti avere 50 sacchi. Se una casa costa comunque sia 200.000 euro. A chi ce l'ha 50.000 euro fermi pronti da essere investiti su una casa? Beh, scusa, una casa è 200, se fosse il 3 ci sono altri 6.000, quindi alla fine quello che ti ho detto io è veritiero, sono circa 15 sacchi. Sì, no, l'agenzia sì, ma ti ho detto il 3 è, sei ottimista, perché le agenzie ad oggi stanno tutte intorno al 4. Poi dopo tu ammortizzi, perché l'agenzia, anche l'agenzia gli interessa fa sta giostra, perché pure ci fammi i paghi, ma stavo in Italia, l'agenzia tu gli dici vabbè quanto mi fatturi, se dissociamo però è quanto mi fatturi, vabbè guarda, l'agenzia siccome se prende il 4... sulla cosa, mi dovresti dare 10.000 euro, vabbè, famo così, io te ne fatturo 5 mi dai a umma, quindi tu di fatto te faccio sull'umma, me ne dai un po' di meno. Ma che cazzo è umma? Cioè, mi dissocio, basta. Mi sono informato, ti sei informato per detrarre le spese notarili? Non so se si possono detrarre le spese notarili, sai? Ho il conteggio per detrarre gli interessi del mutuo, questo sì. Croccante, esatto. Ma che c'entra sto Beppe Vessicchio? Che vuoi, mo? Che è Beppe Vessicchio? Mi manda le tre. Mi manda le tre. Sulle case la finanza ti fa un culo così. Più 1.500 di banca. A proposito, mi sono dimenticato sta cosa, è vero. Quando tu te danno il mutuo al 100%, la banca si prende una stecca. Perché dice dopo la pratica e me li paga. La pratica loro gliela ripaga a te. Quindi i soldi se li prendono il giorno che loro emettono, diciamo, il bonifico che è.
E si parla che so 1500-1600 euro, che loro si Allora ci vanno 15 ci vogliono zucchine. 15 Quindi zucchine. oggi in Italia, se sei giovane e trovi la casa giusta e c'è un lavoro rispettabile sia te che tua moglie o la tua compagna, comunque sul conto ci devi avere circa 15.000 euro. Esatto. Che poi aumentano se la casa va oltre i 200.000 a questo punto. Esatto. Davvero una parte notaio si può scaricare? Beh, Buono. l'IVA in teoria. La parte notaio. Allora, questa qui è una cosa che adesso mi informerò. Tanto dal 30 d'aprile si può fare il 7:30. Come Incredibile come tutti gli anni. tutti gli anni. Le spese che puoi arretrare riguardano l'onorario del notaio che per la stipula del mutuo e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca. Ecco, le Non spese sono notarili non detraibili, sono sono terribili. det ecco, e qua mi servirebbe uno che mi spiega la differenza tra detrarre e dedurre. Chi è che lavora al CAF? Ci serve. Ci serve uno. Ci serve uno che lavora al CAF, ragazzi. Qua parecchi ragazzi che sono appassionati di informatica sentono tutte queste cose e non stanno manco minimamente lontani o vicini No, a ma pensare infatti di l'ho detto acquistare casa. Simone, ho detto 15.000 se non gli fai niente dormi per terra, nel senso se non devi comprare mobili, se te la danno già imbiancata, eccetera, eccetera. C'è un commercialista in In chat? sala? Poi commercialisti ora Aci, adesso. perché? Ma Aci quanti anni ha? Aci, Che ne so, però Aci sono. te lo dico io, Aci sta a... Il commercialista come Fiorentini sta alle macchine. Aci, se è un ragazzo, deve, se è in tempo, deve studiare per diventare commercialista. Dottore Ma Aci commercialista. farà. No, no, Aci sì, fidati. Ma Aci farà il finanziere, ti fa tutte queste domande perché ne ha capito. Anche, vabbè, il settore quello è. Deduzione è sul reddito complessivo, detrazione sull'imposta. E non mi hai spiegato niente. Nel Capito? senso, non l'ho capita. È geometra, ragazzo, non è La che. detrazione diminuisce l'imposta. La deduzione, l'imponibile. Quindi l'IVA è detraibile, la deduzione se te lo deduci è l'intero, diciamo, l'imponibile. Capito un cazzo qua, scusa. Quindi. No, da come ho capito è Ma quindi se io dico la se sto frase mouse posso costa dedurre, se che sto cosa ho mouse detto? costa 12,22 Sì. euro, se tu ti detrai, ti detrai 2,22 euro, se tu ti deduci 10. Da come ho capito. Meno male, va. Meno male che. Sì, ma dopo il perito, la banca in quanti giorni ti ha risposto? No, aspetta, fermati, mandrà. Perché Ma perché mentre ti assemblano i PC se parla di tutto tranne che dei PC? va bene. Allora, aspetta, dipende. Allora, quando viene la perizia, viene fatta la perizia a casa, normalmente ci mettono 3-4 giorni a dare la perizia alla banca, quindi con la stima. Poi dipende se tu stai facendo un mutuo al 100% o un mutuo all'80%. Perché una volta che uno ha la perizia in mano e la banca quindi sa per certo quanto se la casa, quello che stanno erogando equivale a quel tipo di importo. Loro in realtà non ci mettono tanto perché loro dicono: ok, dammi il numero, dammi l'indirizzo e tutti i dati del notaio perché ci mettiamo in contatto con il notaio. Più o meno ci vorranno 10-15 giorni. Aci vorrebbe aprire un'attività, ma sul lato finanza stai a zero. Ma come stai a zero? Con tutte le domande che mi fai ogni volta? Questa ventola per Valerio, questa ventola ha le pale invertite. Sembra che è montata al contrario, ovvero dovrebbe soffiare l'aria verso il basso, È ma in realtà invertita. questo tipo di ventola ha le pale invertite, quindi a discapito dell'estetica soffierà l'aria verso l'alto. È fatta apposta, insomma. E l'hanno cominciato a dare insieme a questo case. Ok. Questo lato l'hanno già messa montata, quindi buono. 79,5, quindi tu stai prendendo l'80%, quindi una volta che tu hai la perizia fatta della stima, quindi se il valore della casa è confermato in base alla tua richiesta, io penso che tu già hai fatto la pre-richiesta alla banca, no? La perizia tu la paghi alla banca perché ti mandano i periti per fare comunque sia la valutazione. Se la tua richiesta iniziale
è conforme con quello che loro dovrebbero tecnicamente erogare. Secondo me AGI vuole aprire un'attività di conteggio tempistiche BIOS per negozi di informatica. Dovrebbe essere un'idea. Bravo. Magari ha creato un'app per fare questa cosa, che ne sai? Voleva la percentuale, che abbiamo fatto comunque Magari ci sta a sfruttare. il Noi beta test. adesso magari stiamo a fare da database. Esatto. Dobbiamo farsi dai soldi È da per AGI. quello sto di la percentuale. Un giorno lui sta da database del BIOS con le Lo tempistiche, se rivenderà. lo rivenderà. Esatto. E a noi ce la darà. Quindi, ok, una volta che ti viene data l'esito della perizia, che la banca ce l'ha in mano, la banca ti dirà: ok, dammi i dati del notaio, mettili d'accordo con il notaio su quando è la data e fammi sapere quando è la data. Noi avremo le carte pronte per quella data. Guarda, se sta già, se sta già. Ma è pubblico il database. Quindi dopo sei tu, passa in mano tua e in mano alla disponibilità del tuo notaio, cioè il notaio che hai scelto per fare questa cosa, per andare a ruggitare. Io studio economia e mi sto per laureare. Il mio sogno è aprire una startup che svilupperà telefoni modulari stile PC gaming. È una bella idea, è innovativa più che altro. Ciao, a che serve? Senza H, Salvatore, per cortesia. Mettere l'evento al contrario. Che vuol dire mettere l'entrata al contrario? Non è la ventola al contrario, ha le pale fatte in modo che l'aria si venga spinta dal basso verso l'alto. Per evitare di avere l'estetica più brutta, diciamo, è stata fatta in quel modo. Quindi si vedono le pale e non si vedono le stecche. Qualcuno ha già fatto. Mamma mia, capitano, quanto mi dà fastidio, sa tutto e tutto. O crede Perché? di sapere. È perché è sempre lì sa gente che ti dice le cose, no? Che poi tu, capitano, pensa, è venuto 2 volte e qua tu non l'hai mai Ma conosciuto. ringraziamo Dio. Guarda, non è Io sono tanto. credente Guarda, grazie a sta non è. cosa. Allora, non è la questione. Tu, capitano, in realtà non ce ne frega un cazzo, capitano. Quello che è una gran persona è il capitano senior, è il papà. Padre, lo È il so, ma padre. Non so come ha fatto a venire in fio così. la banca ti consiglia anche notaio, di solito quelli con cui lavora di più. Non è detto, te lo può consigliare se tu non hai un notaio di fiducia. Io, per dire, sono stato io ad indicare il notaio alla banca. Loro poi si preparano in accordo con il notaio per stipulare il giorno X, così quando tu vai, la banca rimane in attesa che il notaio, una volta che tu hai firmato gli atti. Ok, una volta che tu hai firmato, poi dipende se la casa tu la stai acquistando da un altro proprietario o la stai acquistando da zero. A parte, vabbè, che ci sta l'agenzia in mezzo, quindi l'agenzia devi. Io l'ho fatto senza agenzia. L'agenzia, in teoria, in questa cosa dirige molto la cosa. Allora, Brian, per il 1700 di Intel, sì, per la M5, che le clip sono uguali sul freezer? M5, M4. Sì, sono uguali. Sì, quindi sì, Brian. Allora, andiamo a mettere la pasta termica, andiamo a fingeronare, ragazzuoli. Andiamo a fingeronare. Oggi è proprio all'ultimo. Eh sì, vabbè, abbiamo chiacchierato di più oggi. Anche perché noi dobbiamo cominciare a preparare la roba da portarci al Comic Vai con i fingeroni. Sono partito, eh? Dalla spamma? Con. Chi è Partite. fingaronato su YouTube può spammare il Partite fingeronato. perché non c'è Ah, devo far molto vedere una tempo. cosa importante, mo. Appena finita faccio vedere. Partite Non perché l'hai non c'è visto molto. quel sacchetto che c'è davanti? Tu non l'hai L'ho visto? visto, l'ho Ah, l'hai visto. visto già. L'ho Quello te visto l'ha mandato ieri. un ragazzo. Lo so, me l'ha detto ieri Andros, che si sta trasferendo in Germania. Ha detto. Non lo so perché è venuto, credo, il fratello a portarlo. Stop! Stop, fagli lo spam un attimo, Stop! dai. È tempo che arrivo lo stop, c'è di lei, no? Mi hanno fatto questo regalo molto apprezzato. Lo facciamo vedere, eh. Facciamo. Lo so, Virgo. Lo so, cioè, è vero, però dai, guarda il lato positivo.
Ci sarà lunedì una long run che faccio io da casa. Martedì sera c'è comunque la live uguale di Fabio. Mercoledì sera sto in live io. Giovedì sto in live. Venerdì Fabio. Ah no, tu no, puoi fare venerdì, cavolo, cavolo. Perché non ci stai? Perché? Venerdì e giovedì si allestisce là. Ma tu venerdì non stai a Roma? Su Twitch? Ah no, la sera no, no. Quello dicevo. Cioè, comunque i contenuti non mancheranno, quindi cercheremo di tenervi in compagnia il più possibile. Si può aprire un'attività solo di fingeronaggio? Sì. Non so quanto fingeroni, però. Ci chiamate l'esperto, eccolo! Oh, lo stesso case che sta assemblando. Secondo voi ci sta il 280 Arctic sul top? Altrimenti vado di 360. Allora, secondo me è meglio il 360 perché il 280 è un formato un po'... Sì, prendi il Vortex scomodo. 360, ce l'abbiamo. Che in alcuni casi va a sbattere magari sul... Perché sto case è molto grande come spazi interni rispetto alle dimensioni che ha, però... Comunque a me sono volati 60 sacchi. Domanda: se tu Fabio tra PC e auto superi 700k devi diventare SRL? So che se così fosse uno non si pone il problema, nel senso che la somma di tutte le attività che svolgi si somma nei ricavati. No, allora non è il ricavato, quello è il giro d'affari totale. Ok. Anche perché se il ricavato erano 700k, Fabio girava col Cayman e veniva in elicottero a lavorare. No, non ci venivo proprio a lavorare. Quindi quindi se tu muovi più di 750 imponibili, quindi esclusa l'IVA, parliamo di imponibile, quindi all'incirca inclusa l'IVA parliamo in giro affari circa 1 milione di euro. Se stai sotto può essere ditta individuale, se stai sopra no, dato che non ci andiamo neanche vicino il problema non si pone minimamente. Comunque, per assurdo, se da domani cominciassi a trattare, che ne so, dei Porsche, li ne vendessi uno al mese, probabilmente sforerei. A quel punto dovrei aprire SRL, ma questa cosa non si verificherà. No, ma hai detto volevi mettere poi a bene i Porsche proprio. Come no? Beh, guarda, lì fai poche transazioni, ma lì c'hai altri margini. Beh, come mai nessuno fa montare la fibbia sul processore? Che vuol dire la fibbia? La fibbia sul processore? Che cos'è la fibbia sul processore? Ma questa, Savino, in realtà è una config fatta con espandibilità futura sulla scheda video, è un po' sbilanciata in favore del processore. Grande omicitto. E Andrea Girone infatti specifica, dicendo quello che avevo detto prima, si parla di fatturato e non di ricavi. Fa, ti vendo serie 1 per 20k, ti va? Ma chi te se schioppa, Lin? Così. Ci prova. Prova comunque sia a comprare, no, a vendere la macchina. Devi no, sto scherzando. Devi parlare col mio aiutante ufficio acquisti, che è Fiorentini. Se Fiorentini mi autorizza l'acquisto, sì, altrimenti no. Ma la compro io? È benzina? Te do 10k. No, è diesel. È diesel, datta in faccia. Così. Beh, Euro 6. Euro 6? Ah, ok, allora ne possiamo parlare. C'è il cambio automatico? Non mi ricordo. Avete montato i frame per Intel 13. Ah, ok, tu intendi i frame, quelli per smontare il cestello, diciamo. Ce ne frega meno di zero. Del water. Sì, del water. Il cestello sul processore. No, allora sul 13 sì, forse ne abbiamo montato uno. Non ricordo. Che poi, ah, questo ecco qua. Dal 1 novembre tutte le auto troppo vecchie a Roma entrano. Beh, l'hai un po' ridotto, visto comunque tutte le vetture diesel Euro 4 dal 1 novembre non circoleranno in fascia verde, cioè circa nell'80% della superficie di Roma. Ieri sono usciti i nuovi distillatori Nezer XT. Sì, il problema, bisogna vedere il prezzo. Che gli Nezer XT sono molto belli. Cambio automatico, 8 marce, 66k percorsi. Vabbè, te posso da 12k. Tizio, tu dici sì, ma l'hai seguito le ultime news dove c'è un elenco di 57 varchi con telecamere? Grande Maurizio, benvenuti. Oh, grande Mauri. Sì, cambio automatico 8 marce, 66.000 percorsi. Basta, è 5 porte? Adesso ti giro l'elenco in privato, tizio, guarda quanto sono efficiente.
Praticamente ti ricordi quando ti ho sempre detto che ti ho preso un giro che non potevi più venire al negozio della fiesta? Ecco, mo te fanno minimo 3 piotte di multa se passi sotto al bar. Ma la sua è euro. Cioè sì. Poi io dico, scorri la chat del tizio, solo cazzate che stanno dentro. Vabbè. L'uomo okay. Delle cazzate. Che ti aspettavi? Ci sei no, non ci siamo mai stati all'Etna Comics, Mario. Purtroppo l'organizzazione per andare a fare l'Etna Comics sarebbe veramente sfiancante per quanto riguarda la distanza. E quindi anche il fatto di tenere aperto il negozio e i costi di gestione per riuscire a fare una fiera così lontana da casa. E quindi non ci siamo mai stati. Però sappiamo che è molto bella, meriterebbe molto... Ciao Jerry, buongiorno. Allora, lo accendiamo? Lo accendiamo. E che famo? Se cambiamo tutti in macchina? Tu che... io che faccio, Andrea? Io l'ho detto più di una volta. Io ho tre problemi grossi come una casa. Che uno è tutta Euro 5, quindi il problema si parla da novembre 2024. Quindi c'ho un anno e mezzo di tempo. Però io ho la mia macchina che è Euro 5. La macchina di mia moglie che è Euro 5 diesel pure quella, e il furgone che è Euro 5 diesel pure quello. Quindi io da novembre di quest'altro anno praticamente in negozio non ci posso venire con nessun mezzo, né tantomeno posso venire col furgone a caricare. Quindi immagina un po' te. Allora Andros ci ha fatto recapitare il negozio. Stefano che c'ha quella merda di Polo benzina, lui invece può. Andros ci ha fatto recapitare il negozio questo bellissimo pensiero. Picchio non va più al lavoro. Vabbè, questo non è un problema. That's fingerone, ragazzi. Sono dei portachiavi. Il fingerone. È un po' lungo il dito, eh. Il dito è lungo perché parte l'occhiello per il portachiavi. Però guarda che figo. È bello, eh. Veramente figo. L'ho messo qui appeso perché almeno lo vedevate come se fosse un ciondolino. Sbrilluccica il nostro fingerone. Il dito. Ma guarda Ger, io su YouTube ti posso dire una cosa. Abbiamo fatto il primo reso. Ah, è vero, il dito comunque settimana, settimana scorsa, eh? C'è pure l'unghietta. Di che cosa? Del Lux. Sì. Dopo un dopo... penso almeno 300 pezzi, 400 pezzi venduti avremmo venduto. Doveva essere fatto al contrario. Forse al contrario, però c'era il rischio che poi si spezzava. Allora, comunque, vabbè, mo' indipendentemente, è vero, il dito è lungo, è un po' una caricatura, tipo il ditino di Beavis and Butt, no? Tipo un po' un po' lunghetto. Se gliela fai, Andrea, a farti comprare la macchina da... però è figo, comunque è un bellissimo pensiero, anche perché poi ce ne ha fatti recapitare un po'. Sono 2, 4, 6, 8 portachiavi fingeroni ci sono arrivati. Poi ce l'ha fatti comunque sia, di sua spontanea... iniziativa, ci ha fatto un bellissimo regalo, quindi non possiamo. Allora, Virgo, gli adesivi prima ce li avevamo, li abbiamo anche aggiornati più volte, però siamo arrivati al punto che secondo noi oggi l'adesivo da mettere sul PC è qualcosa di un po' old style. Ti rovina pure un po' l'esterio. No, certo, magari... mi rovini i case, che una volta il case era un pezzo di metallo che dovevi abbellire con gli adesivi del processore, delle cose. Adesso se tu c'è un case col vetro temperato con lo riempi d'adesivi, diventa una pacchianata assurda. Cioè il case costa pure tanto di più adesso. Uno te lo fermo io, Ste, no, dimmi ma non il li vendiamo, raga. Questi, chi magari è della community e fa il PC da noi, magari glielo regaliamo fino a che ci abbia. Sì, ci abbiamo 8 pezzetti. A qualcuno li mandiamo. Saremo al Comic Con, Metal Master ci sarò io al Comic Con. Io e Fiorentini, che coppia. Ah, ok, l'abbiamo acceso, ma non siamo andati a video, giustamente. Allora, che scheda è? B760. Ce l'abbiamo. Non li vendete perché non avete le fatture? Ma no, no, cioè, è una cosa che ci hanno regalato. Ma perché una cosa che ci hanno regalato non ci vogliamo lucrare. Vabbè, sopra. Ma là ci sempre queste cavolo di domande fiscali. Comunque, sì, tecnicamente non potremmo venderli. Per la legge italiana non potresti venderlo perché non l'hai acquistato. Cioè, quindi non è una fattura d'acquisto. Tecnicamente, ma in realtà lo puoi vendere perché è come se lo vendo da privato, non da negozio, quindi non è che te lo devo scontrinare. Posso mettere pure l'iniziazione su subito, vendila tra privati scrivendo, ma non è carino vendere un regalo 5 euro chi se lo vuole comprare, poi magari a qualcuno gli piace. E questo dissipatore è un Hitech Evolic da 240 mm,
Però customizzare i PC che fare, che fate sarebbe una buona pubblicità, questo è vero. Dice Andre. Allora, la ventola non tocca il cavo, sembra che tocca, ma in realtà c'è, c'è spazio, c'è più di un dito di spazio tra il cavo e le, la pala. E va a finire dietro e scende sotto, quindi no, non si toccano. Andiamo col BIOS da 1.0 a 1.30. Aspetta che non lo vedono. Ah, non vede. Non ho startato. No, non c'è il liqui. Partito adesso. Evo Leak. EV Empoli, Verona, Otranto, Livorno, Imola, QD4 240. Davide, sembra che tocca, se le ventole stanno girando forti, ma dopo che ha aggiornato il BIOS poi regoleremo la velocità da BIOS. Mo stanno a girare un po' fortine. Potete pensare di fare un gadget da regalare a tutti i clienti che comprano il PC assemblato da voi, anche questa è una cosa carina. Bisogna poi vedere, perché ad oggi vuole fare dei gadget, ha un loro costo, che per carità può essere 3 euro per dire, però quando te li fai preparare e c'hai per dire 100 gadget, comunque sono 300 euro investiti. Ok, l'ho trovato. L'H.O. Bene, H sono state messe prima, non sono state messe dopo. Secondo me si pareggiano, perché le H c'è, cioè, chi le mette in più e chi non le mette. Uno le butta in mezzo dicendo poi ognuno fa come vuole. Ma io stasera monto la mob Procio nuovi, che faccio? Metto la chiavetta dietro e clicco sul tasto flash BIOS o lo devo prima accendere? No, aspetta, tu monterai la mob e il processore. Se la motherboard, se la scheda madre supporta già nativamente quel processore che tu hai preso, quindi la serie 13, ok? E lo puoi accendere e aggiornare il BIOS dalla funzione quella mFlash dall'interno del BIOS. Se invece la tua motherboard rimane a schermo nero quando lo accendi, allora devi creare una chiavetta con il BIOS rinominato in una certa maniera, se è un MSI rinominato in MSI.ROM, inserirlo nella chiavetta nel buco dietro se la scheda madre ha il foro mFlash e cliccare il tastino. Piccolo consiglio, conviene un i5 10.4 a 109 euro, passi da un 10.100. Calcola, noi vendiamo il 12.4 a poco di più di quella cifra. Allora, il problema, Jerry, è che per la serie 10, avendo un socket comunque sia 1200, che socket 1200, in realtà l'ideale dovresti passare, per vedere dei benefici evidenti, a un 11.6. Per dire, BIOS il 2.21.70, cioè, stavamo vicino. Acia, diciamo che comunque si discosta di poco dal precedente record. Fabio, la 7900 XT quando la metti a 800 euro? Ride. Quello del nord mette le caramelle, tu stai metti i vasetti di Nutella. Sarebbe figo, Land. Parere mio, farei solo build di DR5 per la loro longevità. Sì, lo so, è vero, se te la devi acquistare per te puoi pensare di farlo. Il problema è quando la tua testa litiga con il tuo portafogli. La mob della B660 ROG Strix, ho già scaricato l'ultimo firmware, come lo devo rinominare? Devi guardare... No, ma la B660... E allora aspetta, dietro quindi ha la presa flash BIOS e ha il tastino. Leggi sul sito di Asus come va rinominato, quindi leggi una guida, perché noi siamo, io me lo ricordo a memoria quello per l'MSI perché ne facciamo tante, non mi ricordo a memoria quello per l'Asus perché ne avrò fatti penso 3-2. Quindi ti consiglio di, lo puoi aggiornare anche adesso in realtà. Prima che ti arriva il processore, non devi per forza inserire il processore. Se devi utilizzare il tastino posteriore, basta che la scheda madre sia alimentata. Non ha bisogno né di processore, né di RAM, né di nient'altro per flashearsi il BIOS. Quindi... Ah,
Ma lo sai che su sto PC non c'è l'SSD? Non ce l'ho montato, non mi è stato dato. No, ce l'ho messo. No, non ce l'ho messo. Gli devo mettere l'SSD, ragazzi, ci sta. Ha convinto, eh? Cioè, visto, non la vedevo. Cioè, non vede i dischi. Quando scarichi c'è il rename, basta che apri e avvi il rename e te lo rinomina da solo. Ah, ok, vedi? No, non c'è, è vero. Mo' adesso tutti stiamo pensando. Nessuno di voi se n'è accorto prima, però. Siamo andati tutti tranquilli, a spara tratta, tra lisci. Poi accendi. Conviene prendere un i7 10.7, ora c'ho un 10.4. Ma il salto, ragazzi, cioè, lo ti prende quasi a costo zero con Rave e fa un salto del genere. Te porti solo un pezzetto più avanti. C'è il blu lanterna, c'è stato. No. No, perché non ci ho messo. Non ci ho messo io. No, infatti mancava, poi stavamo a parlare. Questo mucchio qui è stato fatto a pezzi, è colpa mia. Stavamo a parlare. Vabbè, ma quello è sempre colpa, non devi specificare. Beh, diciamo che nel nostro processo di edit ci dovrebbe essere un controllo da parte tua, perché io non penso che sei una scimmia, che io ti metto là i pezzi e te assembli come così, no, come si assemblano tra di loro, come però no, senza guardare quello che cazzo assembli. Ma io mentre no? monto faccio pure E allora, non ho capito. Quindi sì, diciamo comunque... che deve esserci un controllo prima del tuo, però come ultima cosa, se c'è una cosa non compatibile o che manca, diciamo che te ne potresti pure accorgere. Vabbè, in fase d'assemblaggio. Lo possiamo dire, dai, lo possiamo dire. Era una prova per voi, perché abbiamo detto apposta, ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo? Non ce lo mette, vediamo se se ne accorgono. Nessuno di voi se ne è accorto. Quindi siete stati poco attenti. Mi spiace, ragazzi, però pure voi, a che servite se non fate il controllo qualità? Scusate, Se controllo qualità questi, ma anche like mettono 80 like, siamo 138, 80 like, dovevo far controllo qualità. Vabbè. C'ha ragione Virgo, hai capito perché mette maladesivi? È meglio che non li rendi riconoscibili. Del cavolo. Ti ricordi quando abbiamo fatto i 2-3 PC col fingerone? Ma come fanno a stare ancora aperti con questo livello qualitativo che intratteniamo? Porca miseria, c'è un livello qualitativo, tu non hai visto l'altro, non hai visto quelli che lasciano la pellicola sotto. Perché? La live di assemblaggio? Pensavo fossimo il consulente finanziario. Lo so. Se mi portate il CUD, fa pure il 7.30, Dove l'hai trovato? Media Creation Tool è dal sito Microsoft. Fa che circonferenza di polso hai tu, misurala. E cocchetta la misuro. No, no, non gli è da retta. Non gli è da retta. Non gli è da retta. Tanto lo so che vuoi. I dislike io non li posso vedere, quindi potete metterne quanti cazzarola vi pare. No, vabbè, ma quel metro non verrà mai preciso, no? Dovresti prendere uno spago, girarlo e poi misurarlo, no? È metro a fettuccia. È andata a finire. Ne manca. So che ci sono due hard disk da 1 tera. Cosa? Da 2 e mezzo, quindi. Sì. Quindi solo l'ho mandata. Tutte e due? Sì. Sì, in realtà sono tre. Ah sì? Sì, perché sono 2 web. Quindi sempre da... sempre uguale, sì. Che è andata sta vite? Ah, l'ho trovata. Sentite il rumore? Eccola qua. Eccola qua. No, non è una 2060. È una 3060. Sì, ti regaliamo un PC da gaming, come no? Allora... per ottenere un PC da gaming in regalo ti basta guardare le live per un complessivo di 1000 ore. Allora, quando tu fai punto esclamativo countdown, ti dà un conteggio delle ore che stai visualizzando. Arrivato a 1000 ore, ti verrà comunque richiesto dal nostro bot, ti verrà mandato un messaggio per richiederti l'indirizzo di spedizione e ti manderemo un PC. Questo è molto bello come distillatore, funziona veramente, veramente bene. Solo su Twitch, è vero, Acia, solo su Twitch.
Ok, per chi sì, un'altra truffa come i 4080 di ieri. Allora, per chi si stesse così, fosse connesso solo da poco, 20 giorni fa potevi dirlo, vi ricordo, i Lux sono nuovi solo il mio. Beh, no, allora la ventola non è propriamente ultra silent, naturalmente, considerando l'economia dell'alimentatore. Quello sì, non si può avere tutto. Eccolo qua il nostro SSD. No, vi volevo ricordare che lunedì su Twitch porterò The Last of Us tutto il giorno. Quindi farò una long run. I ragazzi della community, la maggior parte di voi, vabbè, ma qui su YouTube ci sono anche persone che magari non seguono attivamente su Twitch. Abbiamo completato un obiettivo, abbiamo centrato un obiettivo. Lunedì 24 faremo una long run che partirà alle 10 di mattina fino alla fine, presumibilmente, speriamo di arrivarci, fino alla fine del gioco, quindi The Last of Us su PC. Quindi lunedì mattina si parte. Qui trovate i vari canali su Twitch. Eccoli qua, a parte quello naturalmente di EasyFix Roma, che è il principale per quanto riguarda il tech. Poi troviate il mio canale e il canale di Fabio Easy Garage, che tratta le auto. A proposito di auto, per iniziare bene questo weekend, venerdì sera sul canale di Fabio ci sarà la serata, che ormai è celeberrima, di Forza Horizon 5. E quindi sì, dove ci sono 50 persone che guardano e 9 che giocano. E vabbè, ma è quello, è normale. Quindi trovate, lunedì non lo finirà, è impossibile. E ci proviamo, virgo, speriamo. Tutti mi hanno detto 13-15 ore, mo se so 20 a un certo punto dovrò pure andare a dormire e posso stare no, fino a che non no. Non è estendibile. Scusa, long run. Long run, detto, sì. Lo finisci. Sì, ma ho detto lo finisco quando mi hanno detto 13-15 ore. Se poi ne dura 20, ma è un gelato. È un problema tuo. Eh no, non è problema mio. Non è che ho detto fino a che non sputer sangue. Eh no. Finirlo vuol dire finirlo. Forza Horizon 5 stasera. Vado a pescare questo weekend? No, domenica devo fare l'orto, devo piantare. Stamattina ho preso le piantine, vuoi sapere cosa ho preso? Ho preso 6 piantine di mais, 6 piantine di pomodori di ciliegino. Ma tu sei, ma ancora queste pannocchie? Come non vengono? Me le fa perché no? No, le fai, fa. Però non è una pianta da piantare, con una pannocchia quando la vai da vai a comprare. No, perché ho le mie. Vabbè. I pomodori l'ha presi, le zucchine l'ha presi, no, beh, poi adesso solo una parte dell'orto è adibita, perché l'altra parte ci sono ancora le fave che saranno pronte a breve. E dopo se fai quello, se spezzetta tutto, se butta nel terreno che sei di concima e ripianti. Certo. Tu sei campagnolo. Certo, come no. Dici, ho preso 6 piantine di pomodori, 6 di mais, poi ho preso 6 cocomeri, 6 melanzane e 6 piantine insalata e basta. I cetrioli? I cetrioli li metto il mese prossimo, li metto a maggio, li puoi mettere dopo, i cetrioli, i peperoni e le zucchine le puoi piantare anche dopo. Bell'orticello, parti bene, pomodori tutti lo stesso tipo, solo paghino? Al momento ho preso solo paghino, poi del là metto pure quelli del bue. Quelli del bue, sì, metti pure anche San Marzano. San Marzano però è legnoso, poi non... Ma è legnoso, ma quello tu lo prendi, che dai una schiacciata o butti in padella un filo d'olio, basilico fresco tuo dell'orto tuo, e ti sei fatto uno spaghetto. Però questo è vero, però ho preso una bella triglietta appena presa. Però ho preso due piante di peperoncini, un Carolina Reaper e un abbanero. Carolina Reaper è quello che dovrebbe essere quello più piccante. Vabbè, l'abbanero non è tra i più piccanti, è più famoso, ma non è tra i più. Comunque, guarda Steffi come si sbraga, assolutamente sì Costanti, sbragatissimo, chiedo scusa RTX 4060 rispetto alla 1080, ma allora 1080-4060 ha il vantaggio del, comunque di una tecnologia più fresca, quindi comunque ray tracing DLSS, la prestazione, se è una 1080 liscia della 4060, bisognerà vedere poi i benchmark sui vari giochi e a che risoluzione vengono portati questi benchmark. Però l'incremento ci dovrebbe essere, credo, del 20% più o meno. Che comunque una 1080 prestazionalmente, se escludiamo il discorso ray tracing DLSS, comunque dovrebbe raggiungere le prestazioni verosimili di una 3060, dai. Sì, Simone, lo sappiamo il trick, però quando becca la rete andiamo avanti così. Più o meno sì.
The Last of Us Part 1 potrebbe durare circa 15 ore di gioco, che arriverebbero a 17 e mezzo contando anche il contenuto extra. Sì, ma noi non faremo il contenuto extra, Left Behind, 28 ore. Dovrebbero essere necessarie il comprare al 100%. Sì, ragazzi, non è che ho detto facciamo una live in cui lo platiniamo. Dobbiamo fare la storia principale. Però comunque... Ma tu non devi guardare che io devo portare a termine il febbraio. Tu butta, metti zizzagna. Sì, perché è per quello. Scam, cacca. Hai scammato, ecco io. Capitano, subito. Scam, hai detto come finì, Lo finisco. Come vedrai, ci sarà gente lì a luna notte. Oh, mancano 6 ore, hai detto come finì. No, ma io penso a un certo punto... Che poi saranno quelli che ne hanno messo una lira. Questo lo vuoi certificare. Come si piantano le zucchine e le melanzane, si può fare sul balcone di casa. La però non te vengono. La zucchina, il problema della zucchina è che ha foglia larga e si spande, diciamo... in ampiezza, quindi fa ste foglie enormi per tirare fuori la zucchina, quindi ti serve un vaso più rotondo che rettangolare, e ce ne metti una di pianta. Diciamo che non è conveniente piantare gli ortaggi in vaso. Acia dice bastano 3 ore e 20 per finire lo speedrun. Perfetto, allora start alle 10, all'1 vado a pranzo. Chiuso. Vabbè, hai detto long run per finire il gioco, se lo finisci. Esatto, vedi? Pro e contro. Quindi poi per quanto riguarda melanzane, la scamma, hai detto scamma, che stai tutto il giorno, che long run è, sono 4 ore. Esatto. Come si pianta questo fatto? Fabio, quando trovi il giornale... Che sto diventando vegano? Allora, io devo ortaggi e non ci capisco niente. L'unica cosa che so è che quando vado dal fruttivendolo, io pio una busta di roba e lascio 15 euro ogni volta. E onestamente mi sono rotto le palle, va bene? No, allora ci sta... La cosa più bella, allora, almeno per me, poi c'è pure chi non c'è il discorso de gusto. De gusto, bravo. Assolutamente, la roba che te pianti da solo, comunque sei sicuro che va... Cioè, a chilometro zero. Di bontà che va da 5 a 10. Quando vai a comprare, vai spesso sotto il 5, compri la roba che non sa di niente. Non sempre, eh. No, ma è vero. Però dico, la cosa a casa, oltre che è più buona, ma puoi mettere il gusto che tu ti mangi i tuoi pomodori, le tue zucchine. Poi non gli do niente, quindi. Cioè, è il gusto è quello, è di curare un qualcosa che poi può essere terapeutico, fa bene, è uno scarico per lo stress, è un gusto personale, è un contatto con la natura, è un sentirsi comunque più ecologista perché stai facendo comunque del bene, perché non stai... No, me ne frega un cazzo. Vabbè, lo so, però... Vedo semplicemente il discorso economico della... Sì, però ci sono più e più fattori... Però vabbè, il fattore principale è che la roba è più buona. Bravo che ha piantato le patate, che le patate buone non ci stanno più. Una volta si diceva le patate d'Avezzano, mo non ci stanno manco più le patate buone d'Avezzano. Cioè non è che mo non ci stanno più, è che non si sentono mai le patate buone. Guarda, quindi... ho zappato, ho dato il coso stallatico, l'ho girata, poi ho tolto tutte. Saresti stato fiero di me. Bravo. Di come l'ho preparato. Bravo. Non sei bannato, Luca. Ragazzi, ho dato i vostri contatti ad un collega che vuole vendersi la sua 3080 MSI per passare alla serie 4000, trattatelo a pesci in faccia perché non lo sopporto più di tanto. De dove dovevo, dai, amico mio, trattatelo, io ho detto... bene. Mannaggia, e... A casa football. A casa c'è un pezzetto di verde. Pezzetto di verde stretto e lungo, che è perfetto per fare l'otto. Ci vanno circa in totale, se lo fai tutto, diciamo che sono arrivato a metterci un limite di 80 piante. Sono tante, proprio il pezzo non lo puoi vivere come giardino, no, non c'è, quindi mai lo tieni curato e ci metti l'orto, quello è perfetto, non ci puoi fare niente là, che stai di fatto stai fuori casa. Windows in 7 minuti e 37 ti dice pure Acia, ha pure il cronometro quanto ci ha messo a installare il sistema operativo, vedi? Allora vabbè, mettiamo, è questo di installa senza dati, no no no. Beh. Comunque MSI sì, Center. L'orto è molto almeno a me è molto soddisfacente. Lo sai che c'è? A me piacciono tutte quelle piante che una volta che metti tipo le fave, tu ci devi pensare, ci metti un'ora. Fai le buchette, le metti, non gli devi dare un cazzo, manco l'acqua. Vengono da sole, tu da lì a 4 mesi dopo sei pieno le fave. Quelle che mi stanno sulle palle a me sono i pomodori, cioè tutta la roba che devi stare appresso, devi mettere la stecca perché se devi salire, poi man mano che ti puoi fare i giochini, devi stare. È una rottura di palle. No, a meno che non. No, a me mi stufa. Ma come ti stufa? A me mi devi dare il frutto. Senza ho capito. La allora a te ne serve il fruttivendolo personale. Non ho capito. Infatti, le piante che diciamo che sono tipo che ne so, i cocomeri, sta roba qua va bene perché tu la fai crescere una volta al mese, gli dai due cazzate e te fai il cocomero.
Io oggi ho ripiantato il peperoncino dentro un vaso, ho curato, ho fatto, ho potato i siepi. Ho fatto sacche robetta adesso. Ti serve il giardiniere, dice Picchio. I fighi non ha bisogno di nulla. Boh, beh, i fighi buoni sì. Ma i fighi è un albero. I fighi è un albero, sta là, i fa. Questo se vuoi lo puoi installare da qua, se no lo cancelli e l'hai scaricato, giusto? No. Bravissimo. No, perché mi ha sparaflesciato mentre... Sparaflesciato. E Man in Black. Tre film ho visto. L'anemia acuta del favismo derivante della crisi emolitica manifesta con stanchezza, febbre, battito del cuore accelerato, urine scure e colorazione gialla della pelle, la parte bianca degli occhi. Ma cosa, che cos'è? L'anemia acuta del favismo. Sì, lo so. Chi soffre di favismo so problemi grossi, perché non ci si può manca avvicinare lontanamente alle fave. Peccato che cagata. Fave e pecorino è proprio la morte sua. Mi sono venute proprio belle verdi dure. Infatti io speravo che tu ci avessi il favismo di... Per quello dice mamma mia morirei, proprio perché se c'hai il favismo era perfetto. I fighi quando sono pronti, se ti viene a cogliere tipo pure via, prima che me si spaccano tutti. Perché poi a me, io quando innaffio, è il problema è pure questo, dovresti avere talmente tanta terra perché il figo non vuole l'acqua. Però io lì c'è sta l'orto, quindi l'acqua gli arriva. E di conseguenza i frutti li fa, sono buoni per 2-3 settimane, poi si cominciano a spaccare e ci vanno le formiche. Perché troppo. Ma poi è normale perché se continua a maturare. Troppa acqua. No, ma i miei si spaccano prima. Ma allora sono settembrini. Si spaccano prima perché gli arriva. Arriva a settembre, sono settembrini. Sì, principalmente sì. Allora sono più buoni. Sono tre piante in realtà, cioè, sono tutte e tre diverse. Però poi io i fighi non mi mangio, quindi tutte le volte viene mio padre bestemmia perché dice guarda qua sti cazzo le fighi, a me me fanno pure ombra. Il figo penso che sia l'unica pianta infestante, perché è una pianta selvatica. Madonna, quanto la taglio. Che cresce, no ma cresce sui marciapiedi, cresce addosso al muro, è l'unica pianta che però ti dà un frutto buono, non è come la ortica, serve a cazzo, si può fare sì, infusi, si può fare sta roba qua, però capito, una cosa che lì è, il figo è un albero, bello. Ma vendi anche qualcosa in negozio, fai un angolo frutta e verdura, Easy Fruits. Questa mi è piaciuta. È venuto un cliente una volta, fa, doveva fare la mappa, il cliente pure qua, guarda, fa, dice comunque, Easy Fix, Easy Garage, ho fatto un bel, fa, che fantasia. Fantasia, eh? Ha detto sì, in effetti. Vabbè, almeno comunque c'è pure un'assonanza, vabbè. È più simile. Comunque mi è successo un sacco di volte fino adesso che entra gente e fa ma te vendi i computer? E te fanno o ti dicono sono venuto da te o ho fatto il computer da te, ma pensa, mi hanno conosciuto di là e non lo sapevano, cioè non sapevano che ero io, hanno visto magari l'attività, lo so. L'IVA sulla frutta è al 10, sì, bene, l'IVA sulla frutta al 10 su tutti i generi, perché genere alimentare, tranne su tutto ciò che mangi e bevi al 10, tranne l'alcol. L'alcol perché c'è il proibizionismo, ragazzi. No, quello al 22, se perché lo Stato dice questo non serve, quindi so cazzi. Sul pane è al 4. Sul mio PC hanno installato Windows 10 Education Edition. È possibile passare a Windows 10 Pro senza perdere i dati? Non lo so se puoi fare l'upgrade. Puoi provare, devi prendere un codice, lo provi a mettere e devi vedere se te lo converte. Quando perché dall'home al Pro te lo fa fare. Ma perché tutto si interessa per l'IVA, ACI? Perché? Ho detto, ACI è... Pane al ma quanti anni c'hai, ACI? Latticini qua. Per curiosità. Non lo so, mi dà l'impressione che ce n'ha tipo 34. Easy Fisco, commercialisti associati. Non è male, eh? 34, ACI, dai. Quasi 30. Te facevo più vecchio. Ah, cazzarola, c'è l'1,40. Dai che te bio, se fallo da qua. Fammo da qua. Bricchiamo sta schermata, dai. Non si può bricare. Ah, cioè vai, da 1,30 a 1,40. Questo è uscito mo. Ma perché pane latticino a 4 e frutta e verdura a 10? È contro i vegani, bravo. Perché se vede che ci vanno guadagnare di più. Poi guardate, il pane c'è del lì va a 0. Dovrebbe essere a 0. Perché è bene primario? Dai, su alcune cose. Il cibo dovrebbe essere tutto. Guarda, quasi un liva a mettilo 0. Sugli alcolici al 30 e al pane levalo. Sì, infatti dovresti far così, ma non solo al pane. Tu sul pane. Mo capirai, ho detto sta cosa, mo vedrai. No, però i beni di base. In 3,
Io non posso. Sì, c'ha ragione. Io i beni però di base, io non posso pagare la cipolla con l'IVA, l'aglio con l'IVA, i pomodori con l'IVA, la pasta con l'IVA, capito, no? Ah, dovresti mettere tutti i beni base, quindi dovresti stabilire quali sono i beni base, quindi pasta, pane e ortaggi. Ok. Vai a zero con l'IVA. O magari metti l'IVA all'1%, che magari si può mettere a zero. Io farei una cosa molto statalista invece. Però non so se poi sarebbe accettabile dalla comunità europea. Io metterei il prodotto locale detassato rispetto al prodotto importato. Senti che ti ho detto. Questo vino nostro, fai, che ne so, il prosecco, ok, facciamo noi qua denominazione origine controllata, ok, il Chianti, quello che vuoi, cioè deve essere fatto in una certa zona dell'Italia, ok, l'IVA ma la lascia al 20. Tutto ciò che viene da fuori, IVA al 35. T'ho segato subito. Certo, così è, così tu preservi, abbassi un po' l'IVA ai nostri e aumenti sì, un po' l'IVA, però preservi, cioè se lo vuoi, ok, però preservi l'originalità, il prodotto tuo. Anche te direbbero che è incostituzionale, oppure ti direbbero che l'Europa ma non chi tu dice l'Europa ti dice no, è normale che l'Europa non te lo fa fare, perché noi abbiamo siamo quelli che comunque mangiano meglio e hanno i migliori prodotti, ma a loro non gli piace questa cosa. E gli piace che no, perché noi ci guadagneremmo, perché noi preserviamo il nostro Made in Italy, loro no. Perché questo ormai... Sì, questo c'ha la cosa di... No, cambia di LED. Andros, un saluto, un salutone. Il coltivatore non paga l'IVA, solo grossista e negoziante pagano l'IVA. Vabbè, questa è una cosa intelligente pure. Mi sa che l'ho rispento. No, non è vero. Sì, esatto, corra. Inserisci la chiave di Windows 10 Pro, ti dovrebbe dire ok, hai inserito la chiave del 10 Pro, vuoi passare al Pro, ti dovrebbe dare la possibilità di fare l'aggiornamento. Non è detto che però te lo dica. Se non te lo dica, allora ti devi armare di santa pazienza, salvare i dati, creare la chiavetta Windows 10 Pro e riformattarlo. Ma non è una questione di durata, Gabriele. Il problema è, può essere, ti può durare 10 anni e può essere già troppo poco già adesso. Le seppie, fa caldo per le seppie. Io direi che fatto sto BIOS possiamo andare, anche perché dobbiamo scaricare la roba da su. Sì, dobbiamo tirare giù tutti i cartoni della fiera per il discorso del Romix. Ah, mentre si finisce questo BIOS che Acia tanto lo sta monitorando, cronometrando, vi ricordo tutte le cose, quindi il vario e consueto reminder di tutte le cose. Allora, prossima settimana saremo al Comic Con, quindi per chi è in zona... No, Romix, Comic Con, scusa. Comic Con, quindi zona Napoli, quindi può andare comunque sia alla alla fiera d'oltremare. Alla costiera amalfitana, magari. Costiera amalfitana, magari. Che si terrà dal 28 di aprile fino al 1 maggio, che è lunedì ma è festa, quindi loro sfrutteranno il 1 maggio come giorno clou, giorno finale della fiera, quindi comunque sia saremo lì, non io, Fabio e Fiorentini, e saranno lì con lo stand. Tu sarai lì con lo spirito. Io sto lì con lo spirito e l'acqua santa. Io se starò qua in negozio. E quando vengo? Lunedì. Ma che, con quale macchina? Col Flixbus. No, quindi non sarebbe la prima volta. Non sarebbe la prima volta. Poi, per quanto riguarda gli altri, quindi la prossima settimana le live saranno leggermente toccate, quelle principalmente del negozio, perché martedì è 25 ed è festa, quindi non ci sarà la live su Twitch, e venerdì verrà fatta, o venerdì o sabato, una live su YouTube, ma dalla fiera, quindi lì dal posto. Se no, e poi ci sono le live sui nostri canali personali, a cominciare da questa sera sul canale di Fabio. Ci sarà la live su Forza Horizon 5 con tutta la community, per chi volesse partecipare lo trovate anche gratis con l'Xbox Game Pass. Finito il BIOS, che per il primo mese costa un euro l'abbonamento, quindi potete anche provare. C'è gente che manco quell'euro spende. Esatto, io pure l'ho disattivato il Game Pass, 9 euro al mese. Sì, no, 9 euro al mese se non lo usi va bene, però dico il primo mese a un euro. No, è vero, lo puoi fare, scaricare e poi partecipare con la community a giocare. E quindi questo è venerdì e sarà la live che chiude un po' la cerchia della settimana. Lunedì invece si parte alle 10 di mattina sul mio canale con la long run, che proveremo, io metto il condizionale, proveremo a finire The Last of Us tutto in un colpo solo, sì, magari, e tutto in un colpo solo, poi niente, poi andremo via, via via la settimana vi daremo gli altri appuntamenti, quindi basta restare aggiornati seguendo i vari. Una cosa importante, raga, importantissima, che mi sono scordato pure di dirlo questi giorni, preparatevi perché è grossa. Ve lo dico con largo anticipo, per dopo non voglio sentire ma fa
Il giorno 10 maggio, mercoledì, ore 18:30, 19, poi vediamo. Ah, è vero, mi ero scordato. Ci sarà la serata speciale su Twitch, Easy la pizza. Serata postazioni. Ve lo diremo un sacco di volte da adesso nei prossimi giorni. 10 maggio, ricordatevi, serata postazioni. Vi daremo tempi e modalità col quale fare le foto alla vostra postazione. Serve foto frontale, foto dal basso, foto del cable manager. Servono almeno 5-6 foto, foto dei dettagli. Vogliamo giudicare le vostre postazioni. Non lo facciamo credo da più di un anno e mezzo, quindi vi abbiamo dato tempo di fare aggiornamenti al PC, cose. E ci avete, guarda, siamo al 21, avete 20 giorni di tempo per lavarli, spolverarli, sistemare i LED, fa tutto quello che dovete fare. Mo picchio, chiune mala e mi chiama, vieni a fare che bello. Comunque sì, 10 maggio, mercoledì, inizieremo intorno alle 18:30-19 per un paio d'ore, analizzeremo, guarderemo, commenteremo, screditeremo, butteremo, infangheremo le vostre postazioni. Quindi, e faremo anche la classifica. Su Discord adesso faremo un canale magari dedicato dove, a parte che già c'è, però lo rispolveriamo, quindi lo troverete comunque un canale dedicato su Discord EasyFix naturalmente, sì. Dove poter caricare le vostre immagini man mano, così noi più ne caricate più ne le analizzeremo. Va bene? 10 maggio più o meno, fine turno quasi, intorno alle 7, ok? Va bene ragazzuoli, per adesso ce ne andiamo e ci aggiorniamo stasera sul canale di Fabio e lunedì ci vediamo alle 10 sul mio canale. E chi viene al Comic Con, noi ci vedremo al Comic. Esatto. Ciao a tutti! Thank you.